Radio Cigliano presenta Dopo cena con quattro chiacchiere con tanti ospiti e la loro musica. 27 aprile 2017, benvenuti e bentornati in diretta su Radio Cigliano con le solite dirette del giovedì sera, le dirette in cui io in effetti mi sono abbastanza riposato perché, come sapete, ci sono stati dei problemi tecnici che hanno impedito alla radio di andare in onda per una settimana e passa, però i problemi sembra che siano completamente risolti. Stasera mi darete anche un feedback da questo punto di vista e quindi siamo tornati con i Dopo Cena Con. Stasera ospite grandissimo e graditissimo di questa serata Radio Cigliano è Teo Bellia. Che accoglienza meravigliosa, certo. Ci manca il pubblico, perché è vero, siamo, ma guarda, noi. Dai un'occhiata qui, guarda che succede, si è scatenato l'inferno. Si è scatenato già l'inferno. Lillo, Giovanni, Saso, Sara, Davide, Marco, e c'è anche Jacopo, c'è Riccardo, Edoardo, Federico, ciao, Simone, ragazzi. Roberto, Antimo, ci stanno tantissime persone che ci stanno ascoltando. Grazie. Come cambia tutto. Io ho fatto tanta radio quando tu non sapevi mai chi niente. C'era dall'altra parte. Adesso sai anche chi ti ascolta. Sì, fai l'appello. È bellissimo. Ti dici come mai ieri non c'eri. Bellissimo. Non lo vai a cercare. Dici ma non eri presente alla mia diretta. Io non lo potevo fare questo. Tu passavi quelle nottate infinite in radio, no? In quelle radio ricche e moderne, no? Con tutti gli imballi delle uova alle pareti, solo per ore davanti a un muro. Noi qui almeno abbiamo dei monitor. Ai tempi stanno, sì, dei c'era monitor. Un muro, di solito in una radio, non lo dimenticherò mai, c'era uno specchio. E ti assicuro che guardarsi... Cioè tu ti guardavi allo specchio? Guardarsi per ore era terribile, no, infatti vabbè. poco dopo, c'erano tutti gli avvisi, promemoria, era pieno di foglietti, così evitavi questo trauma continuo di guardarti allo specchio quando parli alla radio. Perché era tremendo, mamma era una cosa mia, pazzesca. Ma è pazzesco, era tutto coperto. Non lo sopporti, un po' come, sì. Era pieno col numero della radio, quindi vedevi, che ne so, un pezzetto di bocca qui, una fronte... Un po' come Edgar Allan Poe, esatto, capito? Esatto, un po' così. Un po' stai male, non sì, si perché può fare. Poi cambiano le cose, infatti tra l'altro Teo è grande grande tecnico della radio, lui ne ha fatta veramente tantissima, tanti anni, ne stavamo parlando adesso prima di andare in diretta, quindi è assolutamente guarda, sai che cosa è stata la nascita della vera radio. Sono emozionato ancora ogni volta che penso a quegli inizi, a quelle fasi, e oggi come oggi che è il mio 41esimo anno di radio. Dai, che 41esimo bello. Anno di radio che continuo a celebrare qui su Radio Cigliano, quindi con grande piacere dal mio amico Alessio. Ma io ricordo ancora l'emozione con cui si andava in radio, perché a 16 anni, nell'Italia del 76, con la Rai che era questo mostro, questo Moloch inarrivabile, no? Rai, Radio Televisione Italiana. Stazioni del già, secondo programma. Già partivi mamma eri, mia, già te preoccupato. Avvicinati un po' perché siamo passati sulla Cam 2 e guarda, sei un po' fuori. Sono fuori. Mi chiamano e sono fuori. Quindi quando andavi nelle radio private respiravi l'aria di casa. La libertà. Posso dire quello che mi pare, posso fare quello che mi pare, posso mettere la musica che non c'è. È vero, non era come oggi. La musica non c'era. È vero. Dovevi andartela a procurare nei negozi di dischi di importazione, che era un po' come andare dallo spacciatore di roba buona. Sì. No? Scusa, ce l'hai questo brano? Senti che sì. Ti è arrivato sto disco. E tu speravi, e lui ti diceva l'ho finiti, e lì proprio ti veniva la disperazione. Ma quando te torna? Quando te torna? Eri disperatissimo. Perché a Roma parlavamo ovviamente naturali, spontanei, non è che dicevano quando le torna questo disco. E ricordo ancora, perché bisogna anche capire l'epopea e i momenti che si sono vissuti, che a me vendeva i dischi Paul Micioni. Sai, ma il famoso dai, come Paul no, Micioni? Come no? Lavorava da Goody Music, Paul Micioni, che è stato gli ho lasciato più soldi a Goody Music. Ci siamo rovinati tutti, rovinati, svenati. E Paul era bravissimo, perché da Goody Music c'era, se ti ricorderai, ma ti ricorderai sicuramente, l'impianto a pioggia. Tu arrivavi, senti questo, e partiva a 200 decibel una cosa che ti comprimeva emotivamente. Lo dovevi comprare, no? E alla fine tornavi a casa, lo sentivi normalmente ed era una schifezza. Sì. Che Paul ti aveva venduto con grande come se fosse stata, sì, che l'ho
loro, la migliore, loro, la migliore uscita dell'anno. Esatto. L'uscita quindi, che tutti aspettavano. Esatto, proprio come gli spacciatori che ti danno la roba tagliata male. Era veramente così. Poi ogni tanto, grazie a Dio, c'erano anche delle cose meravigliose. Tornavi a casa con questo tesoro che era solo tuo. Sì. Non si trovava. Non ce l'aveva nessuno. Vinili, ragazzi. Tassativo, vinili per forza. Io me ne ricordo a 10 sacchi l'uno, a 10.000 lire l'uno i vinili. Sì, esatto. Tornavi con quei 20-30 vinili, ti eri fatto fuori 200-300.000 lire che negli anni... Stavi senza un soldo, no, eri svenatissimo, distrutto. Non c'avevi niente. Pizza fuori, non posso, cioè, devo studiare quando c'è l'altra scusa, eccetera, eccetera. C'avevi una lira, eri rovinato, capito? Gelato, con moderazione. Non si può fare. E allora, quindi, Teo, veramente, ci stanno dicendo, tra l'altro, che siamo un po' fuori sync con l'audio. È normale. Lo so, dopo non ho risolto tutti sync. I problemi. No, ma ragazzi, una vita sync noi passiamo. E fateci andare fuori sync. Dai, godeteci un po' fuori sync. Siamo veramente un pochino fuori sync, però chi se ne frega. Riparerò anche questa cosa. Per ora l'importante è che siamo veramente in diretta. Officina Cigliano, la chiameremo. Sì, no, ma qui lavora. Mi metto proprio un cappelletto in testa, una tuta, esatto, una salopette, cacciavite e martello. E vado a smontare tutto, vado a fare veramente l'operaio sotto al tavolo, qua sotto alla radio. Con i se computer. Non lo vedete più, sappiate che è lì che sta scacciavitando. Sto semplicemente scacciavitando. Perché voi vedete poco di quello che c'è qui, ma ci sono una quantità di monitor con una quantità di cose da tenere d'occhio. Sì, che secondo me tante. Lui già lavora con quattro occhi normalmente, ma qui ne servono almeno otto. Io pure mi sono attrezzato, ma non credo di farcela. Per cui gli darò una mano se posso. Nel frattempo, salutiamo Luigi che sulla chat di Spreaker ci dice: Kenshiro e I-Man insieme, quanta potenza in una stanza! Per la forza di Grayskull, 30 anni. Avremo tanto da parlare, tanto da dire. Grazie, mia. Dice Michele, per aver invitato il grande Teo. Un saluto alla super voce del mitico Pedro Miragnar, dico bene? Il sindaco di Puente Viejo. È un po' che non ci sono più, è un personaggio molto serio, una persona rispettosa, una persona da prendere in considerazione. Ora è partito adesso, tacci sua, chissà dove è andato a fare l'attore. C'aveva altro da fare, sicuramente. Teo, ti prego, fai la voce di Marty McFly, ci dici qualcosa stile Marty McFly di Ritorno al Futuro, che condivide subito, dice Pamela. Io te lo faccio fare su bianco, aspetta, sei pronto? Posso fare una premessa? Devi. Vi prego, abbiate pietà di un uomo che 33 anni fa vinse un provino meravigliosamente e gli venne chiesto, mi raccomando, tienilo leggero. Alleggerisciti, 33 anni non passano in vano. Però io spezzo una lancia a favore dei 33 spezza anni che non sono passati . Io ho sentito delle tue cose nelle quali fai dei gingolini alla Marty McFly e devo dire che sono ancora come reggono. Se ancora reggono. Ancora reggono. Io ti metto il bianco e sei padrone della frequenza. Ehi, Doc, ma hai fatto una macchina del tempo con una DeLorean? Oh, non ci credo. Tu sei pazzo, ma io non mi ricordo le altre battute, il film in fondo l'ho visto una volta sola. Voi l'avete visto e rivisto, io l'ho visto una volta al cinema e forse una volta in televisione e una volta in DVD. In 33 anni, come faccio a memorizzare tutto? Grande. Ciao. Grandissimo, grande Teo. Questo è per Pamela. Ciao Pamela. Allora, oggi non doveva essere anche ospite Gina Scor? Chi è Gina? Non lo so. Questo è un riferimento a Bo. Ho capito. Allora, Gina Scor fa il paio con un altro grosso personaggio, Miss Lurina Cup. La celeberrima Miss Gina Lurina Scor Cup. Non è male. E quindi Gina Scor è una sua amica. E è normale che vengano fatti gli scherzi a Bo quando sta nella sua taverna, nel suo locale. Gli vengono fatte le telefonate da quei disgraziati dei ragazzini della famiglia Simpson. Con dei nomi inventati, cercando delle persone, no? Quindi è normale che ti telefoni un ragazzo e ti dica: scusi, è per caso lì la signorina Lurina mi scappa? Capito? Lasciamo perdere. Perché quella è una magari serie... più avanti lo racconto. Che bella serie creativa, però. Il doppiaggio ragazzi, è veramente creativo. A parte in quella gli serie, scherzi, a parte gli scherzi. Da sempre. Sì.
A parte gli scherzi, ci sono stati dei momenti di creatività straordinaria. E grande invenzione di Tonino. Tonino a colla ha creato i Simpson a sua immagine e somiglianza, nel senso che sono parte della sua follia, sì, di quella sì, follia che lo rendeva unico, capace di dissacrare, capace di destabilizzare anche tutto ciò che era organizzato in una certa maniera e di renderlo nuovo. E vero, questo sì, a Tonino va riconosciuto. Va riconosciuto in ogni caso, assolutamente. In sì, ogni caso. Io faccio una cosa, ti sposto un pochino il microfono, ti sì, chiedo di avvicinare proprio la sedia, perché altrimenti non commuto sulla cam 2. Accidenti. E adesso io voglio, ecco, commutiamo e andiamo a... Oh, adesso sei il campo di Dio proprio, guardalo, assolutamente. Guardalo, grandissimo, guarda, veramente, quello è uno dei doppiaggi fichissimi, più fighi del mondo, secondo me. Bene. Buonasera Alessio e Teo. Teo Bellia, massimo rispetto per il bel lavoro che svolge e che ha svolto in passato, come nel caso di Ritorno al Futuro con Marty McFly, grandi, dice Carmine. Allora, Teo, ma Dolores, chi la doppia al segreto? È mia moglie, è mia moglie. Dolores la doppia Alessandra Chiari, un'attrice... Che è sempre in viaggio, tra l'altro. Che è sempre in viaggio e che si gode la vita. Brava Alessandra, brava, brava, brava veramente, brava veramente. E che dà vita a questo personaggio di pettegola, impicciona, una si donna diverte, di una negatività assoluta, ma che è talmente negativa da risultare simpatica, perché è tutta ego riferita, pensa solo a se stessa. Qualsiasi cosa accade, il suo problema è quello di farsi notare, di farsi ammirare, di essere vestita bene, di essere la numero uno, a scapito di chiunque al mondo. E poi è la più pettegola, quindi impazzisce se qualcuno non le riferisce una delle novità sul paese. Ah, capito. Quindi... Alessandra riesce a essere straordinaria e ha dato vita a una, a un carattere, come si dice in gergo, che è raro da trovare. Quindi raro, lo dico anche ad Alessio, che immagino non segua il segreto con grande passione, ma se ci capiti, se ci incappi e senti come Alessandro risolve, me la vado Dolores, a sentire apposta, vedrai me la vado che a sentire cosa apposta, combina, bravo, me la vado a sentire apposta. Allora, ciao a tutti, finalmente dopo ce n'è tornato, grazie a voi che avete aspettato, veramente vogliamo Marty McFly, l'abbiamo appena fatto, vogliamo anche sentire la voce di Bo. Va bene. Pronto? Sì, chi è? Ah, sì, ok, un momento, Miss Lurina K è qui? Miss Lurina K è qui? Mi scappa l'urina, dov'è? Maledetti. Ecco, questo è un classico. Questo è un classico. E beh, dovevo riproporlo. Dovevi riproporlo assolutamente, grandissimo Teo. Ok. Allora, questa buibita è troppo fredda, mi fa male ai denti, zio Boh, che te lo quanti, dice? Questo non me lo ricordo neanche più, caro Marcello. Ti ha conosciuto Marco a un tanti anni fa un incontro con Fabio Boccanera. Sì, sì, dove adesso c'è la BIP. Ancora lo stabilimento si chiamava in un altro modo, sì, eravamo lì a Monteverde, sì, e organizzammo col fan club di Fabio un incontro sul doppiaggio per capire cosa succede, e vennero veramente come funziona tanti anche, amici, sì, tanti ragazzi che mettemmo anche alla prova, gli facemmo provare delle cose, e fu divertente, un pomeriggio sera molto divertente, molto rilassante, e per me e per Fabio fu anche divertente reggere al fuoco di fila delle domande che non finivano mai, perché non c'è fine, no, a quelle, no, alla curiosità, se parte la prima è finita, fai è finita notte, esatto, siamo stati, io ricordo che sono stato in piedi nell'atrio fra le due e le tre ore a rispondere, a raccontare, perché poi piacere, gli aneddoti ci stanno, poi come dico sempre, il nostro è un lavoro, e quindi come tale è un lavoro faticoso, sì, è un lavoro che ci ammazza, è un lavoro difficile, tutto quello che ti pare, però sicuramente però è anche un lavoro interessante, un lavoro gratificante, bello, impari ogni giorno una cosa, scopri ogni giorno una cosa, non finisci mai di metterti alla prova, è perché ogni ruolo è diverso, esatto, ogni ruolo è una scoperta, quindi comunque è un'avventura straordinaria. Io ti dico, delle tante esperienze lavorative che ho vissuto, appunto la radio, la televisione, il doppiaggio, comunque il senso di novità, di freschezza, di curiosità nell'andare a scoprire cosa mi aspetta oggi che mi regala il doppiaggio, non me l'ha regalato nessun altro mestiere, neanche le dirette televisive con tutta la loro emozione, comunque erano più schematiche, più prevedibili, ed eri anche un po' incastonate, esatto, no? Non ti potevi muovere più di, esatto, tanto, no? Eri dentro un cliché, sì, no? Sì. Invece al doppiaggio non sai mai cosa sei. Io quando parlo con chi vuole approcciare questo lavoro, con ragazzi che vogliono cominciare o anche non ragazzi che vogliono cominciare, la prima cosa a cui gli dico di fare un pensierino è che
come attore, De Visu, certe occasioni non ti capiteranno mai. Certo. Perché ti condiziona talmente la tua faccia, il tuo corpo, la tua fisicità, che i ruoli che ti vengono affidati, soprattutto, come dire, in un cinema non proprio brillante per fantasia come quello italiano, sono sempre gli stessi. Esatto. Al doppiaggio, se tu ti liberi del tuo cliché, tu puoi dar vita a chiunque. Noi abbiamo fatto un po' di tutto. Sì, capito? Tutto, veramente tutto, capito? Siamo stati padri, figli, esatto. Siamo morti e risorti, esatto. Siamo onnipotenti. Esatto, nani, cattivi, ballerine, buoni, innamorati. Romeo e Ienetta, sì. Abbiamo fatto di tutto. abbiamo fatto tutto. È una grande possibilità di esprimersi, esatto. Veramente tanto. E sì. Se ci entri in questa libertà è straordinaria. Sì. Per cui sei dentro una griglia tecnica, no? Piuttosto complessa, che dalla quale non puoi uscire, riuscire. Io dico sempre che è come le partiture musicali, no? Comunque ogni anno escono, che ne so, le nuove esecuzioni di e quella musica straordinaria di Mozart, Beethoven, comunque passa per qualcuno che le regala la sua emozione ed è diversa. Ed è sempre diversa. È sempre diversa. E noi facciamo un lavoro di questo tipo. È esattamente così. Suoniamo una partitura perché c'è scritto tutto, no? Però diamo qualche cosa all'interno della partitura. Come non ricordare il suo Daffy Duck in Quackbusters, agenzia chiappa fantastica. Ricordo anche tutto, questo. Mamma sanno mia. Tutto. Una volta sola l'ho doppiato Daffy Duck. Una volta sola mi sono anche divertito molto. Carino. Te come sei? Come ti vedi? Come lo vedi il media cartone animato? Mi diverte moltissimo, lo trovo liberatorio, lo trovo straordinariamente aperto e creativo, e la cosa che mi piace è che ci sono sempre più cartoni animati che aprono a un pubblico adulto e non solo di bambini, per fortuna. E le possibilità espressive che ti dà il cartone animato sono talmente ampie, talmente libere, liberali, liberanti, che ti arricchiscono. Anche lì però ci devi credere. Ma tu l'hai capito subito il media? Perché poi quando ho iniziato io ero sì. Molto piccolo e ho fatto cartoni animati, che avevo veramente 13-14 anni, e io ero fruitore di cartoni, certo, animati, quindi certo. Io già sapevo a che cosa avevo di fronte, certo. E mi trovavo con dei direttori che invece avevano, come dire, non la puzza sotto il naso, ma non avevano questa comprensione, sì, un po' di del distacco, media, un no? Po' di, e lo tenevano un po' da parte, certo. Un po', avevano un po' di, lo guardavano un po' con sufficienza, sì, anche con sospetto, dicevano, ma che è questa sta cosa cosetta. Qua, sta cosetta, tu invece mi sono divertito subito. Io ho iniziato a doppiare un po' più grande, a 19 anni, e però appunto ero ancora ragazzo come atteggiamento, e anche se per la nostra generazione i cartoni animati da vedere erano i Looney Tunes, alla fine, certo. Non è che c'era un po' di roba della Disney, i grandi classici, eccetera eccetera, però la forza eversiva e anche la possibilità appunto di raccontare storie fantastiche del cartone l'ho subito apprezzata. Certo, non immaginavo, che ne so, con i Men di condizionare la vita, la crescita di alcuni ragazzi. Vero. Io non, sì, ero consapevole di non questo. Eravamo con questa responsabilità, non io con Kevin Guerriero, esatto, capito? Non pensavo di averla, non era assolutamente immaginabile. Allora, nessuno può chiamarmi Fifone, dice Marco, che sarà una è un'altra un'altra citazione sicuramente. Ti ho conosciuto per aver doppiato Morph in Il pianeta del tesoro. Cosa ne pensi di quel film? Puoi salutarmi, ti chiede Marco. Sicuramente ti saluto, Marco. Di Morph, Il pianeta del tesoro, ti dico che mi piacque. Oggi come oggi ho dei ricordi veramente microscopici, ma quello che è difficile da spiegare a chi ci segue è che lavorando dalla mattina alla sera e doppiando 5-6 cose in un giorno, come fai a mantenere? Non te le ricordi, moltissime non te le ricordi. Ma te capita mai che la sera torni a casa e dici, aspetta, io stamattina cosa ho fatto? Sì, a me capita. Poi fai mente locale e te lo ricordi, certo. Ma immediatamente non ti viene. Ma perché quante volte ti è capitato di accendere la televisione o andare addirittura a vedere un film al cinema, certo, e scoprire che c'eri anche tu, certo, certo. E non ricordartelo perché hai fatto una parte magari limitata che entra in un paio di scene, e quindi non ti sei visto nel trailer eccetera, e non ti colleghi proprio a quel prodotto, certo certo. Vai, vai al cinema, il titolo è italiano, quindi, non è quello. Vai al cinema, mannaggia. No, a me capita ogni tanto di vedere la scena, ancora sì, peggio di vedere la scena e di dire, ma perché io sta scena perché me la ricordo sta scena? E poi magari all'interno della scena il quarto che parla sono io, esatto, capito? Esatto, però dice... la scena dico, aspetta, ma
ambientazione. Ma però mi è familiare. E tu ti ricorderai anche un'epoca d'ora. Qui partiamo con i ricordi di nonno Teo. Allora, i ricordi di nonno Teo sono legati all'epoca analogica anche per il doppiaggio, come no? Perché come noi no. siamo passati all'analogico al digitale con vari progressi e anche con varie crisi tecniche. Esatto. Ma all'inizio era tutto in pellicola. Sì. Era tutto in pellicola. Ovviamente la pellicola che veniva usata per il doppiaggio era una pellicola che doveva costare poco, un 16 mm bianco e nero. E venivano stampate le copie a contrasto, proprio quelle per sovrapposizione, nemmeno un lavoro fatto bene. E c'erano alcuni stabilimenti che erano stati creati in spazi troppo piccoli, dove il proiettore veniva puntato su uno specchio e poi puntato sullo schermo, perché era troppo vicino, perché c'era troppo certo. vicino. Cosa succedeva però? Che questo invertiva l'immagine, il destro col sinistro, certo. Esatto. Quindi tu, dopo che avevi doppiato in quelle condizioni, quindi con un bianco e nero che si vedeva una schifezza e con una qualità di dettaglio che oggi nemmeno quando fai le fotine le pubblichi su YouTube, su Facebook, sono così scadenti, sì. Poi magari andavi al cinema o in televisione, una ricchezza di immagine, ricchezza di colori, di dettaglio, ed era tutto al contrario: la macchina che entrava da sinistra invece qui entrava a destra, l'apertura della porta era laggiù a destra, e non riconoscevi niente finché non entravi in campo tu e parlavi. Ma questa è la cosa che ho fatto io, era divertente. Oppure il vidigrafo, cioè quando le cose su cassetta, le prime cose che arrivavano su cassetta elettronica, ovviamente, venivano trasportate su pellicola per farci fare il doppiaggio. Una non si vedeva niente, inguardabile, non si vedeva niente, uno schifo. Io mi ricordo L'uomo da 6 milioni di dollari, una serie storica importante. Alcune puntate vennero fatte col vidigrafo ed era niente, non si vedeva niente, doppiaggio alla cieca, volo cieco, nebbia in Valpadana, sì, sì. Proprio volo cieco completamente. Vabbè, adesso quando fanno i film di circuito importanti invece ce li fanno vedere schermati, le non bocche, ma solo le boccucce, ragazzi. Abbiate pietà di noi, stai là, abbiate pietà di noi, non lo fate, non ci fate doppiare in queste condizioni, non vediamo gli occhi, non vediamo il corpo dell'attore, a chi stiamo parlando, i piani d'ascolto. Ma voi non vi rendete conto del crimine che compite? In questo modo ci riducete la possibilità espressiva del 90%. Secondo me sì, è terribile quello che fa. Infatti mille rifacimenti, è perché ovvio, poi hai parlato mazza. Perché lui in presa diretta l'ha fatta a fil di voce, perché l'ha fatta a fil di voce, io sento lui la faccia a fil di voce e scopro che sto parlando con uno a 40 metri, esatto. e dice no, questo mi spiace, non può fare, non lo possiamo fare così. Grazie, e se te lo vedevo magari, no? Infatti quindi ci sta, cioè, oppure le copie che abbiamo piene di scritte, sì, che non sarà la pirateria, perché da sempre il doppiaggio che crea la pirateria, sempre, no? Sempre. Tutti i DVD pirati l'hanno fatto in doppiaggio. Tutti. Sono usciti tutti dalle sale. Quelli sulle bancarelle, vi ricordate che momento, quello delle bancarelle con i film pirata ovunque nella due città. Giorni dopo che era pronto, esatto, il film, sempre il doppiaggio, sì, sempre, sì, solo infatti. Colpa del doppiaggio, che a quel dovevi anche avere la copia, trasferirla su videocassetta, esatto. Trasferirci il doppiaggio, insomma non era una cosa semplice, no, era una cosa complicata, un infatti, lavorone lo faceva qualcun altro, non sicuramente non noi. Guarda, ci danno sempre le colpe di tutto, esatto. Invece e poi ci fanno lavorare male e ci fanno lavorare è vero, è verissimo. Comunque c'è tanta gente, aspetta c'è anche Silvio Iasevoli, ciao Silvione. Allora Bo e i Men e tanti altri, leggenda indiscussa. Vabbè, c'è tanta gente. Oh mio Dio, tu sei tu Dio, dice Lillo Carpino. Ciao Lillo, ciao. Che ci ha realizzato quella bella immagine. Bravissimo, per bravissimo, ha fatto anche i loghi della radio. Grazie Lillo, veramente. Andate sul suo sito, andate a cercarlo se avete bisogno di qualsiasi tipo di grafica. Perché non lo dico perché ha fatto la grafica a me, ma perché è bravo. Bene, e quindi si deve dire. Zio Teo, dice Gabriele. Ci saluta Gabriele. Ciao, Gabriele Sabatini. Gabriele Sabatini, un collega meraviglioso, una sera se deve venire anche lui qua, personaggio pazzesco. Sì. È già venuto. Allora, allora senti, sì. 9 anni fa Teo faceva l'onore di concedere un'intervista a un ragazzino che iniziava a scrivere articoli per una testata, di cui oggi è direttore responsabile. Da allora di vostri colleghi e colleghe ne ho intervistati parecchi, ma la prima intervista non si scorda mai da parte di Giuseppe Bosso. Bene Giuseppe, sono proprio contento e mi ricordo anche di questa intervista, mi ricordo che eri molto emozionato, molto rispettoso, è stato un bel incontro. Giuseppe, sono contento che sei andato avanti. Tu come vai con questi tipi di interviste, comunicazioni con il pubblico, socializzazione con le persone che chiedono, che si informano? Io diciamo che mi do, non sono avaro di me, perché mi rendo conto che quando si sta dall'altro lato si è proprio
il bisogno di stabilire un contatto, e mi rendo conto anche dell'importanza che può avere per una persona il contatto con te, magari in una circostanza, che sia una fiera, che sia un'occasione, no? Qualcuno che magari appunto ha avuto la sua infanzia segnata da imeno, da occhi di gatto, da esempio le mie colpe, no? Io ne ho tirati su parecchi con queste due serie, quindi dopo mi incontrano e per loro io sono molto importante. Per me Occhi di Gatto e Imen erano lavoro, per loro sono stati compagni di crescita. Forse noi non pensavamo, non potevamo immaginare. Ma io, ragazzi, io sono cresciuto con Rin Tin Tin, in televisione c'era la Rai, un canale bianco e nero, Rin Tin Tin, calze lunghe, Rin Tin Tin, un'ora al pomeriggio, qualcosa di ogni tanto, la Freccia Nera, se proprio volevi dire una cosa un po' più Belfagor, che mi terrorizzò per anni, pure a me, che paura. C'era una cosa ogni tanto, capito? E non ci crescevi, non passavi le giornate davanti al televisore, anche perché il televisore era spento. Anche perché non andava in onda nulla. Nulla, c'era il monoscopio. E quindi non riuscivi a vederlo più di tanto. È cambiato tutto, eh? Mamma mia. È cambiato tutto, veramente. È un universo che è difficile spiegare a chi non l'ha vissuto, però. Sì. Perché è come dire che non c'era il telefono cellulare. Esatto, no, adesso un ragazzino dice: ma come facevate senza cellulare? Come avete potuto senza vivere? Senza il bancomat. Esatto. Capito? Come si viveva senza bancomat? Si viveva. Abbiamo fatto io tutto. Io facevo gli assegni e li davo al pizzicagnolo sotto casa che mi cambiava 50.000 lire. Esatto. Abbiamo vissuto tranquillissimamente, anche senza tutta sta roba. Ma io vedo qui, ragazzi, che scrivete tutti. No, scrivono tantissimi. Alcuni sono ripetuti. Chi è che doppia Dolores al segreto? L'abbiamo già detto, sì, la Chiari. Sto, e salutatemi la Jaguar, non capisco in che senso. Aspetta, dove sta? Me la sono persa. Nicolò, salutatemi la Jaguar. E vabbè, Nicolò forse ama le macchine belle come me. Forse ti piacciono le macchine belle, sì, vero? Dire, le è macchine... una cosa che ti è sempre piaciuto. Sì, ma poi le macchine proprio mi appassionano da sempre, mi incuriosisco, ma anche delle piccole macchine, mi piace quella tecnologia, mi piace tutto quello che c'è dietro. E poi anche lì è tutto diverso. È chiaro. Adesso è tutto diverso. È impressionante quanto è cambiato tutto. È tutta un'altra cosa. Noi avevamo le macchine famose che andavi con un pezzo di fil di ferro. Non dico che avevamo l'avancarica, però con quasi un pezzo di fil di ferro li facevi ripartire. Quasi, sì. Adesso, se non hai la centralina connessa col centro di monitoraggio, non fai una mazza. Sì, e la macchina non fa non niente. Parte, non parte. L'altro guarda, giorno non mi partiva. Mi diceva errore. E mi spieghi che errore che c'è? Errore ho fatto? Cosa ho fatto? Perché? Allora, io mi sono dimenticato di dire due cose fondamentali. Aspettate. La prima è questa: condividete sulla vostra pagina Facebook, e ti chiedo di farlo anche vero. A te. Guarda, è abbastanza semplice. Vai, andate, voi siete già sulla pagina di Radio Cigliano, dove state guardando il video. Siete facebookatissimi. Tu vai su Facebook, scrivi Radio Cigliano, cerchi Radio Cigliano nelle tue pagine. Subito. Adesso lo facciamo passo passo anche facciamo con un tutorial. Eccola là, già ti è apparsa. Radio Perfetto, Cigliano, benissimo. Meraviglia. Adesso scorri finché non vedi il video. Vai, scorri perché non lo vedi. Dove sta? Come ce l'hai Facebook tu? Non lo so, dovrò aggiornarlo. Ce l'hai particolarissimo. Non lo so. Allora, ha condiviso la foto live. Sì, eccola qua. Se tu clicchi su questa cosa qui, ti dovrebbe apparire il video che stiamo facendo. Eccolo qua. Condividi. Sì. Condividi. Condividi il post subito e siamo condivisi. Fatelo anche voi sulla vostra pagina Facebook, perché questa è una cosa facilissima e ci fa aumentare. Più siamo, più ci divertiamo, più e questa... siamo meglio stiamo, e meglio stiamo importante. Veramente è proprio importante che ci sia condivisione, quindi condividete sulla vostra pagina Facebook. C'è un WhatsApp 328 79 48 796, e se voi ci mandate una richiesta, noi tra un po' vi manderemo il nostro selfie di giornata, che è un po' come le magliette, dicevo a te, un po' come le magliette delle radio, no? Certo. Ti mando la maglietta. L'adesivo, mandavamo l'adesivo ai tempi, ragazzi, come un'altra cosa estinta l'adesivo, ma ti ricordi? C'è un ristorante che ancora ha gli adesivi di tutte le radio anni 70, sai qual è? È Candido vicino, che c'ha ancora tutte le pareti con gli adesivi delle radio degli anni 70, è vero, si mandavano gli adesivi, che te li mettevi sulla macchina. Ed era un segno d'appartenenza. Importantissimo. Io ascolto sta radio qua, roba forte. Quindi noi mandiamo il nostro selfie. Voi, se volete, mandateci il vostro controselfie, una vostra foto. Noi la pubblichiamo in onda, in diretta sulla pagina di Facebook, sul video che state guardando. E per esempio, come adesso, io vi sto facendo vedere la pagina di Teo Bellia di Facebook. Certo. Eccola qua. Questa è la pagina di Teo. Potete insultarmi, scrivere potete fare quello che volete, come scrivere. Vedete, qua ci sono.
sono le notizie, gli amici, Teo, e questa è la fotografia che ha realizzato Lillo per la trasmissione là, di oggi. Là. Allora, questa è la pagina di Teo. Come ho mandato la pagina di Teo, potete mandarmi i vostri controselfie, certo, e io sì, li mandiamo in onda assolutamente. Allora, ma questa è anche una trasmissione nella quale io riposo un po' la mia verve musicale, perché la musica la porta l'ospite, e in questo caso l'ha portata Teo. Teo ha portato dei brani che sono importanti per lui, adesso vedremo anche perché. Io ti chiedo, per rompere il ghiaccio anche musicalmente, sì, di dirmi un numero. Allora, voglio darti un numero bello gagliardo, ti dico il numero 2. Il numero 2. E magari mentre tu lo carichi, io ti racconto un po' i miei ricordi legati a questo brano e all'epopea che è significato per me. Dimmi. Perché sicuramente c'è stato un momento nella mia carriera radiofonica in cui davvero arrivare in radio era una grande emozione, no? Ero un ragazzino, a 16 anni, 17 anni avevo iniziato a fare radio, ma la facevo d'estate, al mare, d'inverno tornavo a scuola, il pomeriggio con l'autobus. Un pomeriggio con vai, grazie. Ero un po' sistemo fuori microfono. No, ma soprattutto ti sistemo per il video. Esatto. Il pomeriggio andavo a lavorare nella radiolina di quartiere. A un certo punto ero molto richiesto, sono andato in due radioline di quartiere. Che figata. Con due nomi. Avevi il nome d'arte. No, perché io mi chiamo Teo Romano, ho due primi nomi. Sì. Su una mi chiamavo Teo e su una mi chiamavo Romano. Semplice, senza neanche scontonarti troppo. Era la verità. Quindi, dopo questo periodo, finalmente a 18 anni, io risposi a un'inserzione di una radio. La radio ai tempi facevano queste cose. Prova anche tu, la tua voce potrebbe essere con noi da domani. Chiama subito il numero. E io provai. Pronto? Sì, ma rifate davvero i provini? Certo. Quando vuoi venire? Adesso. Ditemi voi. E quindi io iniziai la collaborazione con la prima radio, diciamo, che a Roma lavorava su certe formulazioni inedite, la famosa Top 40, le prime radio che avevano una scaletta che per tutta la giornata si ripeteva, le radio di flusso, sì, stavano nascendo, sì, non sì, erano mai state radio di flusso, le radio erano fatte di programmi, no? Ognuno arrivava con la sua valigetta, con i suoi dischi, come ho fatto io stasera, valigetta di che? Ormai abbiamo tutti i file comodissimi. Con la chiavetta si esatto, arriva esatto, esatto. E tu arrivavi invece in questa radio dove c'era una struttura, dove era stato organizzato il tutto, eccetera, e mi fecero sentire un demo di come volevano che io conducessi. E poi mi guardavano e mi dissero, te la senti di farlo anche tu? Ci provo. Ci provai e mi dissero, bene. E mi ricordo, perché quella radio si chiamava Radio Annain, era un momento nel 78 in cui stava per partire un circuito radiofonico, ai tempi erano vietate le dirette, eccetera, 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 e quindi si registravano i nastri che tutte le radio mandavano alla stessa ora, perché in Italia, fatta la legge si o non fatta la legge, ma il sistema subito lo troviamo. Subito. Quindi c'erano delle syndication, come si chiamarono dopo, le syndication. E quindi cosa successe? Che Radio Anna In era un po' la punta di diamante, perché il circuito In partiva da Roma, e quindi questa radio doveva essere il top, no? E in questo gruppo c'era una vecchia amica che per chi segue le radio private ormai è un'istituzione, una sorta di monumento, che è Anna Pettinelli. Ma come no? Anna, che ai tempi era una ragazzetta un pochino più grande di me, pochissimo, non si dicono mai gli anni delle signore, mai. Diciamo niente. Settimane, ecco, più grande di me. E a un certo punto mi prese da una parte e mi disse, guarda, non te lo dovrei dire, ma di quelli che hanno provato fino a sei migliore, poi vediamo, io tifo per te. E tipo cinque giorni dopo mi arrivò la chiamata da Maurizio Amici, persona serissima, rigorosissima, che dirigeva la radio, un caro amico Maurizio, chissà se mi sente, un salutone, e Teo, vieni, parliamo. E iniziai questa esperienza. E in quella radio ovviamente arrivavano dischi, musiche, cose che ti piacevano. Lì già arrivavano dalle case discografiche i e dischi, arrivavano, immagino, anche, no? Di importazione, però, perché era il 78, sì, ancora le case discografiche, sai le dormite che si facevano? Ah, sì, E quindi dischi come questo arrivavano tipo un anno prima da noi e poi arrivavano nella discografia, nel negozietto sotto casa lo trovavi un anno dopo che la radio te lo proponeva, no? Mamma mia. Io ricordo ancora la sera in cui
Ci riunimmo tutti i conduttori, ragazzi. È arrivato il nuovo degli Earth, Wind and Fire. Mamma mia! No. Dai, tutti allora, seduti ad ascoltare. Tutti seduti, abbiamo ascoltato tutti insieme questo disco come una sorta di cerimonia di messa laica. Eravamo tutti là, poi c'era il rigoroso cambio di facciata, che era un momento anche questo, no? Era un cerimoniale, commento, era esatto. Un cerimoniale, sì. E c'era questa poderosa introduzione di In the Stone, un pezzo che ancora oggi c'ha una vitalità straordinaria, e ricordo ancora il gusto di andare a sentire il pezzo tutti insieme, di condividerlo. Oggi è difficile, no? Fuori da un concerto dal vivo, certo. Farlo. E questi signori erano gli Earth, Wind & Fire con un disco che non si dimentica più, appunto si intitolava In the Stone. E vabbè. Non ti ho fatto vedere dove è scritta l'intro, ma l'hai vista che scorreva. Ma la sento, poi la senti, conosco. Tu la senti. Veramente, non devo dire niente a te, Bellia. Signore e signori, popolo di Facebook, in questo momento siamo soltanto con voi, perché oh, sulla radio si sente la musica pulita, senza nessuna intromissione vocale. Quindi siamo nel privé. Adesso siamo nel privé. Siamo nei fuori onda, quelli che i politici usano per raccontare i cazzi loro, esatto, volutamente, esatto, al mondo. Noi invece vi facciamo vedere che cosa succede nei fuori onda, ma continuiamo a rispondervi, perché dai, Alessandro dice: buonasera entrambi, è un piacere ascoltarvi. Marco: ciao Teo, sei un grande, ti ho conosciuto per aver doppiato Morfin in Pianeta del Tesoro. Cosa ne pensi? L'abbiamo già visto e già detto. Michele De Thomas Pinter, chissà perché ti chiami De Thomas Pinter. C'è un cognome altisonante. Com'è stato doppiare Joe Pesci in Arma Letale 1, 2, 3, 4? È stato fantastico. Nell'1 non c'era Joe Pesci, ora nel 2, 3, nel 4, 2, 3, 4 sì. C'era. Devo dire è stato fantastico, anche perché mi venne affidato un ruolo facendo una scommessa importante, perché io ero veramente giovane per dare vita a Joe Pesci, ma visto che lui faceva un ruolo di carattere molto forte, io sui caratteri giocosi posso, te ce diverti, mi ci lancio, te ce molto, diverti, molto, sì, molto. Mi buttai a fare questo matto e trovai una caratterizzazione che devo dire ha funzionato molto. Perfettamente. Mi sono divertito un matto. Poi lavoravo con due personaggioni a fianco di peso e anche di carattere non facilissimo, come Claudio Sorrentino e Glauco Onorato. Mamma mia. Quindi io ho lavorato. E non si facevano le colonne separate, no, tutti insieme, tutti all'eggio. Sotto botta, assolutamente sotto botta. E non sbagliavi mai, non dovevi sbagliare. Non dovevi sbagliare, perché se sbagliavano loro sbagliavano, se sbagliavi te scattava subito il commentino. Quindi insomma fu veramente una bella esperienza e devo dire anche il sequel, anche il 3, anche il 4 non erano male per niente, mentre di solito quando vanno avanti queste saghe, no, perdono un sacco di è sempre stato spumeggiante, è sempre stato divertente, è sempre scritto, stato spumeggiante, era proprio un bel lavoro, era proprio un bel lavoro. Allora, grande sempre anche nei personaggi meno appariscenti, come Andy Belfleur in True Blood. Ma che carino, si è ricordato di Andy, che manco quasi te lo ricordavi. No Andy lo ricordo bene, sì. Anche perché True Blood è durato sette stagioni, quindi sì. Ne sai qualcosa anche tu, abbiamo avuto a che fare, quando entrava il mio personaggio tutti, soprattutto se c'erano donne in sala, non si vedeva il sink, niente. Sono tutti a guardare questo che stava sempre a petto nudo. E io, come sempre, ho detto: in natura non esistono. È tutto Photoshop. Che meraviglia ascoltarvi. Ribadisco di come, specie nel vostro caso, la voce non invecchi mai. Non so se è stato ricordato, ma per me Teo rimarrà sempre, oltre alla voce di Michael J. Fox, anche in Voglia di Vincere, sì, quella di Adam Imen. Grazie, buona trasmissione da parte di Andrea. Grazie, grazie mille. Grazie Andrea, grazie. Mi fate morire da ridere, soprattutto Pedro, dice Saso. Cara Sara, Pedro secondi. È partito. Chissà dove è andato a finire. Io ti ricordo come oggi al TG, dice Lillo. Ebbene sì, 86-93 era un po' diverso, ragazzi. Se cercate su YouTube troverete delle immagini raccapriccianti. Torniamo in diretta adesso sulla sì, radio, perché ci ho un po' fregati sto cacchio di pezzo. Sì, perché poi c'è questa ripresina che bizzarra. Va bene proprio per fare l'outro, esatto, per uscire. Esatto. Earth, Wind & Fire, In the Stone, alle 21.38, primo brano portato oggi da quest'ospite che di radio, veramente, ma non solo di radio, del mondo dello spettacolo, ne sa veramente tanto, che è Teo Bellia. Grazie. Che è qui accanto a me. Tante persone in questo momento, ringraziamo anche Stefano che si è collegato adesso, Giuseppe, Saso, Nicola, Riccardo, ma quanta gente
esempio, io sono un po' indietro, parecchio indietro con i commenti, quindi andiamo a dargli qualcuno. Saso dice che Radio Cigliano c'è mancata, ma è tornata, anche se un po' fuori sync, cercheremo di aggiustarci. Vabbè, ragazzi, sync, vi prego, non ci badate anche voi la sera, già ci passiamo tutto il giorno ad andare a sync, abbiate pietà. Qui parlano dei cartoni di I-Men che sono diventati un cult con la direzione di Franco Latini. Sì, Franco era straordinario, io credo che sia la persona che ho conosciuto nella mia carriera con la maggior capacità di caratterizzazione. Poliedrico, ma no poliedrico, infinito. Io ricordo, proprio nel caso di I-Men, il fatto che lui riusciva a, nella stessa scena, a doppiare tre personaggi con tre caratterizzazioni diverse nella cambiando voce in tempo reale e non lo riconoscevi. È vero. Era un vero campione. Ma qual era? Non mi ricordo qual era, che lui faceva tutto, uomini, donne, nei cartoni. Anche nei Looney Tunes, lui era 4-5 personaggi. Ma come era anche nell'originale, perché anche l'originale americano era fatto da un fantasista della voce. No? Noi invece facciamo tutto quanto by the book, ognuno c'ha il suo personaggio, però a volte c'è il grande fantasista, solo che ovviamente dovessi trovare il grande fantasista. Qui c'era Franco Latini. Franco era, da questo punto di vista, una figura ammirevole, perché veramente posso dire sulle caratterizzazioni di aver imparato tantissimo soltanto vedendolo lavorare, capendo come poggiava le invenzioni che aveva, come metteva la voce in vari punti e vedere l'effetto che faceva. Franco non era uno che stesse lì a spiegarti, a darti le istruzioni per l'uso. Faceva. Lui andava. Lui faceva. Ma se tu riuscivi a seguirlo, in questo nostro mestiere bisogna molto rubare dagli altri, nel senso buono del termine, perché gli altri ti possono insegnare tantissimo. E quindi se dall'esperienza dell'altro tu riesci a trovare la tua chiave per arrivare a quel risultato, hai fatto veramente... Hai fatto gol. Senza chissà quale fatica, no? Guardalo, segui quello che fa. O senza quale studio, nel senso che hai dato, c'hai un'istrionicità interiore che l'hai proiettata al microfono. E poi ci metti il mestiere, cominci a capire anche le tecniche, quello che è meglio fare, e alla fine ti trovi con questo patrimonio per il quale sei appunto libero, quello che dicevamo all'inizio, e puoi dar vita a un bullone parlante senza la cosa ti turbi minimamente, come gesto liberatorio. Questa è una cosa che chiedono spesso i nostri ascoltatori. Sì. Tu ti sei mai trovato a doppiare una scena importante dal punto di vista emotivo, che ti ha trascinato molto e che ti ha sgonfiato alla fine della scena, nel senso ti ha portato alla lacrima oppure all'emozione o all'interrompere per riprendere un attimo di fiato? Diciamo che l'emozione è importante, ed è importante proprio anche farsi attraversare dall'emozione, secondo me. Non puoi fare questo mestiere tenendoti a distanza, no? Sì. Se vuoi superare quella soglia, diciamo, della banalità. E ad esempio io ho un ricordo di un film sbagliato, perché fu un film di Michael Cimino, forse quello che ha funzionato meno, quello sulla vita di Salvatore Giuliano, interpretato da Christopher Lambert. Quindi già la scelta di Christopher Lambert per fare un siciliano non era una grossa fesseria. Da Highlander al picciotto non è proprio il massimo. E io doppiavo Turturro, che era il suo vice, il suo assistente, il suo factotum, no? Era Pisciotta, quello che poi lo avvelenò. Sì. Gli portò il caffè avvelenato. E la scena in cui Turturro gli porta il caffè e tutto il resto era una scena in cui Turturro era veramente di un'intensità impressionante, e non è che parlasse moltissimo, ovviamente, come era giusto che fosse, ma mi sono fatto portare dalla sua emozione e io ero veramente distrutto quando è uscito di scena, sono uscito di scena portandomi appresso quella distruzione, quella distruzione che portava lui sulla faccia, quel segno del tradimento, dell'ineluttabilità, e io ancora me la ricordo, e sono passati credo 25-30 anni. Sono quelle cose che ti restano, perché ho capito quanto può essere importante un attore bravo che ti guida, che ti porta nel suo mondo, e se tu entri nel suo mondo puoi arrivare ovunque, no? Certo, a quel punto apri il tuo e noi sovrapponiamo, ma mettiamo anche il nostro su quello che già c'è. Esatto. Dobbiamo arrivare a quello che già c'è, ma mettendoci la nostra emozione personale. Esatto, è quello che dico io. Noi al massimo possiamo fare un falso d'autore, però sì. Dove comunque vedi
una personalità, un tocco, uno stile che è di qualcuno, anche se è un falso, no? Perché comunque è falso quello che facciamo. Certo. Ma se tu ci metti uno stile, una personalità, ti metti in gioco, rischi, qualcosa succede. 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 E ti succede anche dentro, ti deve succedere anche dentro. E a volte a fine giornata dici: sono distrutto, ma che hai fatto? L'ho doppiato. E dice: non è possibile, no, mica dai, hai scalato, fatto, sei stato là a parlare, mica stavi in miniera a scalare, lo so, hai ragione anche non tu. Non un po' in miniera ci stiamo. Beh, figurativamente, sì, diciamo, sì, parlando, sì. Però aria trattata a buio da tutta la vita, quello è un po' faticoso. Quello è un po' faticoso. Senti, sì. Nei fuori onda leggevamo il telegiornale a Telemonte Carlo. Eh sì, che ricordi, ragazzi, che ricordi veramente. 86-93, 8 anni straordinari, in cui lo facevi a Roma. A Roma. Da Telemonte Carlo, che stava rinascendo, perché dopo gli anni di Jocelyn, sì, per capirci, ok, lo dico a quelli che sono nati un po' più avanti. Chi è Jocelyn? È un garbato signore che ha condotto anche molte trasmissioni sulla Rai. Come di no? Grande successo, un personaggio creativo con un po' di air emotion, molto elegante, con dei bellissimi occhi azzurri. Che saluto, chissà se ci ascolta. E, no, anche perché era nata una bella simpatia con Jocelyn quando ci siamo conosciuti. E dopo quell'epoca, diciamo, di successo, Jocelyn fu il primo a portare la radio in televisione. Sì. Il primo che è andato in con la cuffia in televisione, la cuffia e il microfono. Quindi in qualche modo noi siamo degli epigoni in questo momento. Sì. E Telemonte Carlo a quel punto era andata in un declino tremendo, perché al Principato non serviva più, non interessava più a nessuno, e quindi la piccola parte di proprietà Rai la manteneva viva, e questo forse non lo sa nessuno, la televisione era fisicamente situata in una roulotte parcheggiata accanto alla sede Rai di via Teulada. No, io questa non la sapevo. Una roulotte da cui andavano in onda dai videoregistratori dei programmi registrati, le repliche, eccetera eccetera eccetera, usando i canali Rai, l'alimentazione Rai, eccetera. Cosa successe? Che i brasiliani di Rede Globo, una delle più grosse realtà dell'America Latina televisivamente, cercavano di crearsi una piattaforma europea importante. Avevano la loro sede a Londra, che però gli dava soltanto, diciamo, gli faceva un rimpallo di notizie, di redazione dall'Europa verso il Brasile. Invece volevano una televisione europea del loro gruppo. Telemonte Carlo in quel momento credo che costasse come 40, una Fiat 500, 50.000 lire, esatto. E quindi loro si comprarono sta televisione. Nel giro di 3 mesi presero in affitto un appartamento a via Teulada e ci fecero dentro uno studiolo, in un appartamento che non tanto tempo prima era stato anche uno stabilimento di doppiaggio. Lo so, la vita è curiosa e circolare. Cosa successe? I brasiliani arrivarono con la loro impostazione decisamente all'americana, dove diversa da quella era totalmente europea. Diversa alla nostra. Quindi la loro impostazione all'americana, tra l'altro, prevedeva che il conduttore del telegiornale leggesse il gobbo, leggesse direttamente in camera, sì, cosa che in Italia non faceva nessuno ai tempi. C'erano ancora i fogli. C'erano solo i fogli. E quindi iniziarono a fare i provini per i conduttori del telegiornale che dovevano leggere il gobbo. Per cui ci sono state le scene di una comicità indimenticabile, no? Mi dai l'inquadratura qua? Gente leggeva notiziosi. Buonasera, oggi avremo nel nostro telegiornale delle scene impressionanti, veramente impressionanti. Proprio con gli occhi che vedi che seguivano la riga, sì, no? Sì, delle sì, cose sì, terrificanti. E essendo molto nordamericani, un po' provincializzati, perché comunque essendo venuti dopo i nordamericani volevano fare meglio, fecero un giro di provini con i fotomodelli di Roma. Perché li volevano pensate belli, il fotomodello belli, che legge il telegiornale, esatto. Infatti dopo questa prima girata, questo primo tour, nessuno ha vinto il provino, no, erano tutti indecorosi. E quindi cominciano ad allargare un po' il giro. Io in quel momento ero la vocetta dei loro promo su Telemonte Carlo, oggi in replica, perché non so che replica, c'era niente, eccetera eccetera. E allora mi dissero: vuoi provare a fare il telegiornale? Io non ci avevo mai pensato in vita mia di fare il conduttore del telegiornale. Però perché no? I certo, treni passano, la vita è curiosa, gli incroci, no? Ed è comunque una bella sfida, è importante. È come, avevo 26 anni, ero veramente un ragazzino. Infatti loro erano molto dubbiosi anche per questo, guardandomi.
Però feci i provini, i controprovini, i controprovini, le eliminatorie, gli ottavi, i quarti, i sedicesimi, eccetera, eccetera. Tutti i gironi. Alla fine, dai e dai, secondo me loro si incontravano in ufficio. Oh, c'è rimasto solo te. Solo lui ci aveva, ma come era anche un po' porca miseria. Ma un altro, non c'è uno un po' più adulto. E infatti, tu pensa, questo lo sanno in pochissimi, alla fine eravamo finalisti. Io e Claudio Capone, il povero Claudio, che è scomparso, ahimè, prematuramente. E per loro andavamo bene tutti e due, perché era normale assumerne due. Ci deve essere la riserva, certo, no? L'alternanza. Esatto. Anche puoi fare 7 giorni su 7. Ma anche la possibilità di ammalarsi, no? Sì, volendo. A una settimana dall'inizio del primo telegiornale, Claudio si tirò indietro. Non se la sentiva di andare in onda tutti i giorni, questo impegno, questa pianificazione difficile, dire voglio partire una settimana, lo devo decidere 6 mesi prima. Oddio mi pia l'ansia. Claudio rinunciò e quindi mi chiamarono e mi disse: Teo, ci sei solo tu. Cosa vuol dire ci sono solo io? Che da questo momento in poi io sono, esatto, Tele Monte Carlo, stop. E quindi io gli dissi, mi ricordo, a Riccardo Pereira, che dirigeva i programmi allora, uomo intelligentissimo, un brasiliano di vera qualità. Dissi: quindi io non posso morire? Assolutamente no. Finché non ne trovo un altro, tu non puoi morire, non ti azzardare. Quindi 7 giorni su 7? 7 giorni su 7 per i primi 5-6 mesi, finché non trovarono Armando Sommaiuolo, che fu il secondo che arrivò dopo di me e che mi salvò. Un'edizione o due edizioni all'inizio al giorno? All'inizio una. Quella serale, quella di cena, che noi ovviamente, per non essere totalmente vaporizzati dalla RAI, facevamo anticipata. La RAI era alle 20 e noi alle 19.30, nella speranza che qualcuno un po' prima accendesse il televisore e si accorgesse che esisteva. All'epoca credo che non c'erano i TG5, i TG4, no, ancora non c'erano. Erano il telegiornale Tele Monte Carlo, era l'unico che poteva andare in diretta perché era un telegiornale straniero. Certo. Quindi non soggetto alle leggi italiane che vietavano la diretta contemporanea. Nonostante la messa in onda fosse da Via Teulada. Esatto, però il segnale andava a Monte Carlo e da lì tornava sulla dorsale dei ripetitori. Quindi era soltanto lo studio che era a Roma, certo, ma il segnale, la strada del segnale ufficiale partiva da Monte Carlo. Certo. Avevano trovato l'escamotage. Stranamente, sì. I brasiliani avevano capito degli italiani alcune cose. Poi avevano anche pensato che essere bravi con un po' di denaro e la capacità di fare fosse sufficiente in questo paese. È stata una grossa delusione scoprire che non è sufficiente, anzi a volte è controproducente. E si sono ritirati in buon ordine. Però è stata però ti sei divertito. Ma quanto ho imparato, quante emozioni, quanti percorsi, quanti amici e colleghi che ancora sono in tutti i telegiornali, non solo quello di La 7, perché il gruppo storico è rimasto La 7, certo, ovviamente. Amici e colleghi di cui ricordo ancora la prima lettura col gobbo elettronico, terrorizzati, e mi chiedevano consigli, no? Amici cari, simpatici, non so, Alberto Bilà del TG5, sì, è un amico formato a Tele Monte Carlo. E Tiberio Timperi ha vissuto un bellissimo momento da quelle parti. Ma c'è stata, ad esempio, per tanto tempo anche Annalisa Spiezie, che è arrivata in Mediaset e poi adesso è nel dietro le quinte. Annalisa non piacque mai molto andare in onda, eppure aveva una telegenia straordinaria. Tanti amici e colleghi che stanno su Sky Sport, su Sky News. È stata la palestra. Una palestra grande in proporzione. Simile a quella delle radio private degli anni 70, perché fummo la prima televisione in diretta che faceva informazione in concorrenza con la RAI, ovviamente con dei mezzi che erano ridicoli. Noi eravamo veramente una telecamera, due. Davide e Golia eravamo, e lo studio del telegiornale era poco più grande di questa stanza. Ma ci avevate che cosa? Delle immagini proiettate dietro? No, avevamo, io allora avevo una scrivaniola abbastanza patetica con una piccola piattaformina sotto, tutto veniva smontato per fare l'altro programma, poi con l'altra cosa, cioè quindi una cosa tremenda. Esatto. Con un fondalino abbastanza patetico, però un fondale fisso ovviamente fatto dallo scenografo, e apparivano in sovraimpressione le finestre con le immagini. Sì. Ovviamente ogni tanto si sbagliavano e mi appariva la bandiera iraniana in faccia, io sbucavo, spostavo, perché se vedevi nel monitor, esatto, c'era, capito, questo inquadrato, io
uscivo fuori. C'era un piccolo problema tecnico, erano meravigliosi. Quindi, vabbè, anche affrontare l'imprevisto, sì, no? Tutta la vita, tutta la vita affrontando l'imprevisto, veramente. Che figata. Senti, c'è Donato che dice: puoi salutare mio fratello Ciano dicendo in stile Imen, Ciano, che la grande forza sia con te. E beh, non possiamo non farlo, no? Ciano, che la grande forza sia con te. Grande, grazie Donato. Allora, può salutarmi dal futuro come Marty McFly, ma l'abbiamo già fatto, sì. L'abbiamo già fatto all'inizio della trasmissione. In tanti anni di doppiaggio, qual è il personaggio barra serie che le è rimasto più nel cuore? Ce ne sono tanti. Tu sei uno che si affeziona? In maniera, credo, sana. Sana? Cioè, non patologica. Tengo il minimo distacco dal fatto che comunque quello è il mio lavoro. Non, certo. Io non sono. Dobbiamo il sempre ricordarlo noi, esatto. No? Che comunque per noi è lavoro. Esatto. Questo è quanto. No, perché tu quando facevi quella cosa, a cosa pensavi? Non mi ricordo. Magari pensavo di andare a mangiare un piatto dei bucatini, cioè avevo fame, no? Cosa pensavi? Che volevo andare via. A volte succede, no? Pensieri alti, pensieri nobili, a volte pensieri ignobili. Sì, sì, sì. Carina sta assistente nuova, intanto lavori, però che c'entra, è ovvio. Che serie? Allora, devo dire, da direttore ho amato moltissimo Dexter, una serie. Ne hanno apposta parlato. Ti chiedono anche com'è stato fare il. Me la sono persa. Michele, com'è stata la direzione di Dexter? Vedi? È stata meravigliosa. È stata meravigliosa, l'ho fatta con una società che mi ha dato piena fiducia e libertà, che è la Videosound. Salutoni a Giuseppe, salutoni a Elena, ormai salutiamo gli amici, è proprio una riunione di famiglia. Mettiti un po' più in qua perché tendi a essere un po' lilligruberiano. Esatto, sai, anni di televisione, sai. E dicevo, no, Dexter mi è rimasta molto dentro perché mi incuriosiva, mi faceva veramente pensare questo personaggio, questo anaffettivo totale e il suo viaggio verso l'affettività. Con la difficoltà di scoprire anche le vulnerabilità, il sentimento. E devo dire che la scrittura della serie in 7 stagioni ha tenuto, secondo me, straordinariamente alto il livello. E anche se in ogni stagione c'era il cattivo di turno, che era, come dire, l'architrave di quella stagione, ma la vera architrave era il percorso di quest'uomo, pazzesco, a cui un collega straordinario come Loris Loddi ha dato una vita, un'originalità, un'unicità. Vibrava sì, molto, sì, quel personaggio. Sì, sì, devo dire che poi è chiaro, come tutto, c'erano i momenti di routine, c'erano i momenti di lavoro, ma Dexter è proprio una serie, ecco, l'unica forse che in 7 stagioni non mi ha mai dato il pensiero di dire vabbè, ancora Dexter. No, deve finire, invece no. Io invece, ad esempio, per dirigere Dexter ho rinunciato a continuare a dirigere Modern Family, che è una delle serie brillanti più geniali di questi anni. Ha dovuto scegliere. Ho dovuto scegliere perché dopo che ero riuscito a far partire Dexter, poi che ne so, finita la stagione di Dexter era arrivata quella di Modern Family, la prima, via avviata, grande gioia, eccetera. Poi per 2 stagioni sono riuscito miracolosamente a tenerla in piedi e impazzire, dopodiché arrivavano sempre in contemporanea. Sempre. Nello stesso momento, è arrivato Dexter, è arrivato pure Modern Family. Alla fine hai detto ti sei arreso. E ho scelto Dexter. Ho scelto Dexter. Certo, tu dici potresti aver fatto la scelta sbagliata perché Modern Family è ancora chissà quanto andare avanti, però non me ne vabbè, pento. Però non uno deve anche fare la, come dire, scelte a seconda di quello che del sentire, il mio sentire era Dexter, mi dà una gioia, una gratificazione. Poi ovviamente la gente diceva no, troppo sangue, troppa violenza. E poi in realtà. E poi una... come te giri, è pieno di sangue e di violenza. No, ma però lì c'è un pensiero dietro. Esatto, no? Era una serie in cui la violenza che faceva male era quella mentale. E per molti era troppo. Invece vedere sparatori e ammazzamenti come fosse Antani. Squarta, esatto, uccidi, apri, fa niente. Ma quando senti invece c'è un pensiero dietro, qualcuno che arriva alla determinazione di uccidere con un percorso che condividi. E certo. Ti spaventa, però è entrare in questi abissi che è straordinario, anche perché ti confronti con te stesso e anche dentro di te ci sono questi abissi e non è facile da affrontare a volte. Senti, invece anticipo una domanda che di solito c'è, mentre qua dicono Gaetano dice Teo for President, Marco dice Teo sei un grande, salutiamo Monica che si è collegata, e Marco che ricorda ancora Alessandra Chiari e Tonino Accolla, però
E la serie o il film che tu hai fatto e hai detto no, questo proprio è stato un incidente di percorso, per carità, il lavoro, quello che ti pare, ma che proprio non ti ha dato niente o addirittura ti ha dato fastidio, disagio. Fastidio. Ma guarda, come imprenditore una serie che invece poi ho scoperto che aveva ovviamente i suoi perché è sempre così, no? Sempre così. Una serie manga giapponese che non diresti io, la affidai a un collega molto competente, molto bravo, ma io seguii tutto, suggerii le voci chiave, eccetera, eccetera. E vedevo, più la guardavi e più e vedevo sta roba, dicevo, ma di che ve fate? Ma com'è possibile che questa roba vi piaccia? Eppure e nel mio studio io ho le locandine di buona parte delle cose che ho diretto e seguito, ed è arrivato un giorno un mio allievo e ha fatto: ma dai, l'hai fatta tu questa? Io l'ho guardato, lui era emozionatissimo, era felice, io ero, mi vergognavo, molti punti interrogativi, esatto, sulla testa. Però non lo dico, ovviamente non vi dico il nome della serie, vabbè, così, non lo saprete mai. Non lo saprete mai. Giovanna ci manda dei cuori, Monica dice buonasera a Teo, Francesca un salutone ad Alessio e al mitico, ciao, principe Giovi. Adam. E allora, grande Teo, ciao da parte di Alessio. Posso ciao, chiedere Alessio una cosa a Teo? Dice Saso. Prego. Siccome ho chiesto un'amicizia ad alcuni di voi, tipo te, Leonardo e Gianluca, e me l'avete accettata, se la mando a Teo, me l'accetta? Ma certo, io la accetto praticamente a tutti. Non è detto. No, eh? Non è detto. Non è detto, sono posizioni personalissime. Io considero Facebook un mezzo di comunicazione di massa, non di nicchia, per quanto mi riguarda. Poi la mia nicchia delle mie conoscenze è un'altra cosa. E devo dire, ho un po' di reticenza soltanto a dare le amicizie a quelli che si rappresentano con immagini bizzarre che non hanno la loro foto, un po' fantasy, diciamo, sì, se, o cose che non una ti fanno foto vedere di la un faccia. Ginocchio, capito? Sì, in effetti è un po' faccio particolare, faccio un po' fatica a fare amicizia con certe cose, e a quelli che un po' mi turbano perché non hanno amici. Ah, vai a vedere gli amici e vedi che sono sette. No, non ne hanno, e lì mi impressiona un po'. Non so che cos'hai che non va. Che non perché hai mi stai chiedendo amico? L'amicizia perché proprio a me? Allora te l'hanno negata tutti. Che è successo? Mamma che succede? Mia. Ecco, quelle sono un po' le mie preclusioni. Per il resto sono apertissimo a tutto e a tutti. Sempre. Bene, quindi Saso, puoi tranquillamente chiedere l'amicizia a Teo, chiedi, e non ci Saso, sono problemi. Chiedi. Gabriele De Pesce dice ciao a tutti. Andrea dice: è divertente scoprire dopo anni di cartoni che dietro la voce alterata di Chip e Chop si nascondeva Boh. Hai capito? Ma beh, lì è difficile proprio capirlo. Allora, la voce che io uso per Chop è questa, ormai da circa pure lì 25-30 anni. Quegli anni, quel numero di anni indefinito. Quel tempo lì, quell'universo incredibile. Ma con l'accelerazione del 30% più o meno, è chiaro che non si riconosce niente. Non si riconosce, certo. La cosa più divertente, perché vanno pensati anche a certi aneddoti, quando finalmente Chip e Chop ebbero la loro serie, perché hanno avuto una serie di cui erano protagonisti Chip e Chop, ragazzi, roba sì, forte. Lo spin-off che ha preso corpo. Io e Antonella Rinaldi, proprio, coppia di fatto ormai. Che cosa succedeva? Erano i tempi in cui al doppiaggio si usavano le videocassette che avevano n.000 problemi, ma insomma sicuramente avevano una possibilità, quella di, essendo ancora il supporto quindi analogico, e visto che il master, diciamo, che arrivava dall'estero era su un nastro Ampex, come no, cosa succedeva? Che a noi veniva fatta doppiare tutta la serie rallentata. Ma dai. Per cui noi potevamo doppiare finalmente a sync perfetto. Perché voi dovevate doppiare essendo un po' più corti. Doppiare essendo sempre per lunghi. Lunghi, scusa, per pigiare. Sempre esatto. Dovevate calcolare una lunghezza. Però visto che certo, eravamo protagonisti e parlavamo sempre, fare tutto così diventava un inferno. Quindi noi abbiamo lavorato per mesi sentendo tutti gli altri che parlavano così. E ti assicuro che due turni con tutte le altre voci così. Mamma mia, da morire, da morire. No, però no, le vostre le sentivate giuste. E noi eravamo giusti, le voci dei nostri eravamo a sync perfetto. Dopo, certo, accoppiavano. Ovviamente le piste nostre
con le altre a velocità, andando alla velocità, alla velocità delle altre, certo. Ed era perfetto. Ma per noi era una sessione soporifera, espedienti un po' dimenticati, un po' low tech, non high tech. Adesso col Pro Tools si fa tutto, sposti di tutto, tutto fai tutto, tutto, non c'è problemi, la fai lunga uguale, loro te la picciano, esatto, e viene con la stessa lunghezza, mentre invece lì per farla dovevi certo farla più lunga. Il trucco tecnico, capito? Trucco tecnico. Era così, ed era il low tech, ecco, non era proprio high tech. Allora, grande Saverio che dice: vedervi assieme è un po' come vedere il Pelé e il Maradona del doppiaggio. Io vi ringrazio, ragazzi, ma troppa considerazione soprattutto per le mie doti calcistiche, pari allo zero. Ah, assoluto. Tu come sei a calcio? Negato, zero? Negato, ragazzi, non è cosa per me. Ma anche come farlo o come vederlo? No, come tifoso non esisto. Te ne frega niente. Non esisto. Sono tifoso solo della nazionale, io, ma di qualunque cosa, anche di... Vanno a fare un amichevole con ma sei la nazionale, scapoli ammogliati, esatto, va bene. Nazionale, io tifo nazionale, ma di qualsiasi disciplina, anche sì, della, sì, del, sì. Del, non so, a del scherma, ping pong, qualsiasi cosa. Tutto. E no, se sono appassionato e tifoso sono soprattutto lo sport, degli sport dei motori, e torniamo alla passione per le macchine, certo, di cui parlavamo, certo, prima, la macchine, Formula moto, te, MotoGP, Formula 1, quelle le seguo molto. E poi in realtà lo sport mi piace tutto, anche perché ormai seguendo la fiction per lavoro dalla mattina alla sera, bene o male è l'unico spettacolo di cui non sai il finale. È vero. Invece facendo il nostro lavoro lo intuisci molto spesso, spesso. E molto presto è anche. È complicata questa cosa, quando tu dopo c'hai una roba di 40 minuti e dopo 5 hai già capito dove va a parare, vuol dire che c'è qualche problema di scrittura. Sì, esatto, che la scrittura proprio... è un po' poverella, sì. Quando con l'inevitabile... carico d'esperienze che hai accumulato vedendo centinaia, migliaia di ore di prodotto, alla fine la lettura dei dati base è talmente rapida che se non ti sorprendono è triste, è veramente triste. Però lì quando ti sorprendono dici porca miseria, questo m'ha fregato. Questi sono bravi, questi veri, sono bravi veri, quando ti sorprendono, ripeto, essendo come direttore di doppiaggio, come attore, sempre invece lì a cercare di cogliere al volo, di capire tutto, scoprire che lo capisci troppo in fretta quando sei spettatore, è deludente certe volte, no? E invece di Occhi di Gatto cosa ti ricordi? Allora, di Occhi di Gatto, ragazzi, perché ricordi... c'è Federico che dice voglio citare Matthew in Occhi di Gatto, perché da bimbo lo invidiava perché aveva una fidanzata veramente top. Ragazzi, avevo tre fidanzate top io quando doppiavamo, perché io ero con Claudia Razzi, Susanna Fassetta, che adesso non fa più doppiaggio da tanti anni, Susanna, bravissima Susanna, sta a Santo Domingo in mezzo ai cavalli, si diverte tanto, brava Susanna, e poi Barbara Castracane, che aveva appena iniziato il doppiaggio anche lei. E quindi eravamo un trittico di matti scatenati. Pensa che turni. Un quartetto, in realtà c'ero anch'io. Pensa che turni. Pensa ai turni al mattino alle 9. Nessuno di noi dormiva la notte, perché eravamo ragazzi. Certo. Ma chi dormiva? Arrivavamo come delle larve umane alle 9, a Via Genovesi, in salita, col fiatone, perché poi fumavamo tutti a quei tempi. Ragazzi, non ci prendiamo in giro. Se tu hai dormito 2 ore tutte le notti della settimana e ti sei fumato 35 sigarette, arrivi la mattina alle 9, ragazzi, cos'è che sta mosceria? E poi devi essere perigoso, spiritoso, esatto, devi essere frizzante. Sono sti vocioni? Poi c'era Barbara, che ha sempre avuto una voce calda, importante, che ovviamente sembrava l'orco delle favole alle 9 del mattino dopo non aver dormito. Era meraviglioso. I turni alle 9 sono una croce, eh? Sì, sì, sono sì, veramente sono una un po' croce. Contro natura, secondo sì, me. Sì, sì. Io sono sempre... L'attore è fatto per la notte, per godersela e per svegliarsi un po' più tardi. Ma sì, io credo che il doppiaggio 12-21 sarebbe perfetto. Sì, sì, sì. Andando un po' più in là, non c'è neanche traffico per esatto, tornare a casa. E arrivi al lavoro che se la mattina vuoi proprio fare delle cose, riesci fai, anche a fare. Certo, che ne so, andare alla posta, sì, in banca, queste emozioni. Perché sembra assurdo, però per noi andare alla posta è veramente complicato, è veramente difficile. Per fortuna, perché è segno che lavoriamo molto e siamo molto impegnati. Ora c'è l'online che ci aiuta. Esatto. Però è stato veramente complicato. La notte, dopo il dopo cena di Radio Cigliano, vai a fare le cose online a paghi, casa. Paghi i bollettini, a mezzanotte. No? Paghi i bollettini. Allora, magnifico su Gio Pesci in Arma Letale, l'abbiamo già detto. Grande radio stasera da parte di Manuela D'Amico. Ciao Ema. Ciao. Ciao Emanuela. Allora, buonasera signor Bellia. Qual è il buonasera. Suo ricordo più bello di Ritorno al Futuro? Ti ricordi qualcosa di particolare? Guarda, sicuramente il ricordo più bello ed emozionante è stato che mi hanno invitato alla prima del film. Per la prima volta nella mia vita sono andato alla prima del film.
nella grande sala della Recording. Come no, me la ricordo. Dove ascoltavi il film come raramente lo sentivi nei cinema, no? Sì, sì. E quindi di là c'erano anche questi, questi produttori, queste persone importanti. Non mi filava nessuno, ero un ragazzino. Poi ero il più ragazzino di tutti in un film pieno di gente importante che doppiava e che non incontrai mai. Questo è il mio ricordo più doloroso, che ero orgoglioso di sapere che nel film avrei lavorato con Ferruccio Amendola, certo, con questo, con quest'altro. Peccato che era uno dei rari film che ai tempi veniva già inciso tutto a colonne separate. Ma dai. E non incontrai. Hai fatto tutto da solo? Nessuno! Una tristezza! Che tristezza! Ero così felice, non vidi mai nessuno. E quindi solo alla fine del film l'ho potuto sentire come era, certo, questo. Anche perché ai tempi non è che sentivi gli altri no, incisi. Non sentivi le altre colonne, per andavi cui era, da solo. Era tutto al buio, era straordinariamente incredibile quello che facevano i direttori ai tempi, che si dovevano ricordare tutto quello che avevano fatto gli altri che non potevano riascoltare. Quello su pellicola l'hai fatto. Esatto, quello su pellicola. Totalmente su pellicola. E poi lo doppiavano a Londra, sai? Quello ah, lo sì, doppiavano a Londra, perché non si fidavano dei mix italiani. L'hanno fatto il mix a Londra. Esatto, quello, sì, grandi cose. Che altro mi ricordo? Che faceva un freddo bestie, perché era tipo fine luglio e alla Recording i condizionatori sotto stavi? Esatto, stavi sotto alle sale. Come sotto no? Erano regolati tipo a 12 gradi, sì, e tu quindi arrivavi col maglioncino e non bastava neanche quello. Mi andai a comprare una felpa pesante, esatto, una esatto, volta perché non si riusciva a lavorare. Uscivi intirizzito, dici, sì, ma com'è possibile? Poi uscivi e c'era uno shock termico perché a Roma c'erano 40 gradi, morivo. Quello me lo ricordo e lo racconto sempre, quindi ormai fa parte dell'aneddotica di Teobellia, però è giusto anche che uno racconti che ci sia questi momenti. Per me il ricordo più grande di Ritorno al Futuro è stato quando mi hanno comunicato che avevo vinto il provino, perché io prima di tutto non ci contavo per niente, perché ero in concorrenza con pezzi grossi, no? Con calibri importanti. Io ancora stavo iniziando ad affermarmi, ma non ero ancora una realtà molto affermata. E poi il ricordo della circostanza, perché mi venne comunicato che avevo vinto il provino. Chiaramente io sentii il messaggio in segreteria. Le segreterie quelle con B, esatto, che te li sentivi col distanza. Se ci può richiamare, signor Bellia. Pronto? No, ti volevo dire che hai vinto il provino. Ho vinto il provino di Ritorno al Futuro. E io quella telefonata non ricordo ancora, perché la feci dalla caserma dove mi ero appena congedato dal servizio militare. Bellissimo. Cioè una giornata, giornata che non perfetta, mai. La giornata perfetta. La giornata della vita, quella che dici, ragazzi, ma che vuoi di più dalla vita? Certo. Infatti non me la dimenticherò mai. Certo. E sono passati quei 33 anni scarsi e infatti me la ricordo come fosse adesso qui con te, che grazie, fossi un commilitone con la divisa dell'aeronautica, che mi fa, perché sei così contento? Ho vinto il provino del film firma del Zemeckis, non lo so, che chi lo sapeva che sarebbe stato quel successo. No, infatti, ma non lo poteva capire nessuno, veramente. Si sapeva che era molto carino, era molto ben fatto, ma boh, più di questo che potevamo sapere. Attenzione, allora, siamo su WhatsApp, adesso a vedere chi mi sta mandando le foto. Ma non mi state mandando foto, le foto ci sta Ricky da Verona, che mi sta Matteo e anche... Oh, qua ce n'è una, vediamo chi è. Oddio, chi sei? Carica. Rimettetemi i vostri nomi perché mi perdo chi siete. Adesso mando la tua foto. Aiutateci. E dammi... intanto la mando. È Alessio Sbracato, lo conosco Alessio. Ah, bravo. Bravo Alessio Sbracato, così comodo. Eccolo qua, bello, ecco, comodo, tranquillo. Ha deciso di non optare per il modello fusto in questa foto, ma per la verità, il divano la notte. Il divano la sera, è quando giusto, si finisce di lavorare ci si addivana, no? Oh, che è fondamentale, certe secondo me. Certe dormite meravigliose. Grazie Alessio per il controselfie, per testimoniare che siamo qua in diretta. Oh, condividete sulla vostra pagina Facebook. Sì, lo dico . Poche volte stasera, ma ormai lo sapete, mi sembra anche di rompere le scatole. Dai zio Teo. E Jacopo ci ha mandato adesso, vediamo se si compone, perché poi c'è anche il problema di comporre. Jacopo ci ha mandato. Oh, Jacopo da Capodistria, lo conosco Jacopo. Ah, bello. Là, un vecchio matto. E tra l'altro con l'int della Madonna, guarda che cosa, guarda che favola. E Jacopo, e te vi siete conosciuti quando doppiavamo gli Star Trek Voyager. Ma dai, ah certo, hai capito? Jacopo! Jacopo! Madonna mia, ma hai detto da Capodistria, mi sono perso. Che fa Capodistria? Perché si è sposato con una diplomatica. Ah, ho capito. È un uomo che sa scegliere. Ma come no? Ciao Jacopo, ciao. Grazie veramente. Mandateci i vostri controselfie 328-79-48-796. Vediamo se funziona. Oh, c'è Giuseppe che ci manda il suo solito
questo non è esattamente, ma io lo chiamo un po' il controselfie BR, perché c'è la prova provata del fatto che ci sta guardando. Ragazzi, quando le BR mettevano, esatto, il giornale sotto, di oggi. Lui ci fa vedere sul suo schermo, quindi si sta facendo vedere. Bravo. Grazie di essere con noi. Bravo. Grazie di essere tornati con noi, veramente, perché c'è stato un po' di assenza. Oggi qualche problemino tecnico su Facebook, ma aspetta, su Spreaker andiamo bene. C'è Marco che ci dice che c'è lo streaming che è singhiozzo. Arca miseria. Non allora, se avete lo streaming col singhiozzo, perché io in questo momento sto uscendo a posto, pulito, e anche qua ci vediamo bene, quindi non c'è nessun salto. Bene, per chiudete quello che si può e fare, riaprite la vostra pagina di chiudete proprio Facebook, chiudetelo completamente dal vostro telefonino, dal tablet, da dove lo state vedendo, riaprite tutto, riandate sulla pagina Radio Cigliano e ci dovreste vedere senza fateci il sapere, perché fateci il sapere, non ci piace. None. Allora, abbiamo mandato un po' di selfie, tra un po' faremo il nostro controselfie, voi mandate il nostro selfie, voi mandateci i controselfie e noi buttiamo un altro brano e musicale, ci vuole un po' di punto. Musica adesso, aspetta che scelgo la 1, scegli, la 2, scegli, la 3, scegli, che busta, che quale busta, busta vuoi, quale busta vuoi? Beh, io devo dire che voglio a questo punto la numero 7, la numero 7, che non ve l'aspettiamo, non no, ve l'aspettiamo, questa non me l'aspettavo, non devo dire la verità. E dimmi perché. Allora, perché uno può arrivare nel 2017 a Radio Cigliano e proporre un pezzo di Fred Buongusto degli anni 60. Degli anni 60, come no? Ecco, perché questa canzone è stata fra quelle che io ho sentito di più a casa quando ero piccolo, perché era la canzone di mamma e papà. Era un must, loro era la must mandavano sempre. Di mamma e papà. Coi una canzone giri, che si sentiva ovviamente, con mangiadischi, mangiadischi, il mangiadischi. Box. E quindi per loro questa canzone era importante, e visto che loro sono importanti, sono stati importanti, io sono quello che sono grazie anche a loro, credevo che fosse importante omaggiarli ricordando anche una canzone che ha segnato una stagione straordinaria, quella in cui veramente il jukebox in spiaggia segnava un momento d'aggregazione. Si voleva veramente andare là con mamma quella mia, con quella monetina, caricava il disco e arrivava una rotonda sul mare. Grande, grande, grande Teo, grandissimo. Noi siamo in ritardo da morire, guarda, sì, qua quanti ce ne stanno e non riusciamo a smaltire tutto. Teo, mi saluti come mi saluterebbe Pedro Miragnar. La posso onorare col mio saluto e con un, non so, una fascia di sindaco onorario, grazie. Avete proprio ragione, dice Donato, alcuni doppiatori con la loro voce ci hanno accompagnato durante la nostra infanzia. A proposito di questo, un saluto a Monica Bonetto, che ci ha lasciato recentemente, proprio nei giorni scorsi. Ciao Monica, sì. Allora lo ricorderò domani nel mio spazio radiofonico, dice Marco. Saverio mi sfotte, dice, come mai te in radio? Non strano, ha nessuna, vero, esperienza radiofonica. Allora guarda come siamo indietro. Earth, Wind and Fire, che meraviglia, cioè siamo veramente indietro con, mamma mia, sembriamo catapultati negli anni 70, esatto, veramente, esatto. Allora, Teo Dexter, ho visto tutti gli episodi, grande Loris Loddi, l'abbiamo appena detto. Agente Kellerman di Prison Break. Ragazzi, è tornata Prison Break. Stiamo doppiando la nuova stagione. 5 anni dopo. Clamoroso. Sono entrato anch'io. Nel cast? Sì, sono entrato nel cast. Fantastico. Alzo la mano e fantastico, mi autodenuncio. Mi autodenuncio dopo tanti anni. Poi. Allora, Matthew Occhi di Gatto, l'abbiamo ricordato. Sì. Nessuno ricorda Matthew, l'abbiamo ricordato. Sì. Ovviamente. I men. Occhi di Gatto. Quindi i cartoni animati tirano tantissimo. Non c'è niente da fare. Franco Latini ha superato Mel Blanc. Secondo me sì, è vero. Sì, è stato veramente eccezionale. Ha dato la voce anche alla nonna di Gatto Silvestro. Anche alla nonna, esatto. Sì. Ale, la bella Budapest era bella, non è quello di cui discutiamo stasera. Ciao. Vabbè. Franca da Torino, ciao, che ci dici? Bentornati, grazie mille. Grazie. Buonasera a tutti. Ma il controllo della voce, dice Saso, quanto è importante nel doppiaggio? Allora, più o meno come chiedere a Rocco Siffredi quanto è importante il controllo delle parti intime. E quello è lo strumento, ragazzi. E Rocco ha controllo, sicuramente. Sì, Rocco sicuramente. E lo devi avere. Anche perché se non sai
dosare la performance, non arrivi a non fine arrivi, giornata. Non arrivi al microfono, come lui non esatto. arriva all'obiettivo, chiamiamolo. Noi non arriviamo al microfono, quindi così. Comunque è importante l'uso della voce, è una cosa che si deve affinare. Si deve affinare moltissimo con l'esperienza, con la verifica di quello che fai, no? Di quello che ottieni, del risultato, no? Anche sì. perché devi capire che cosa vuole il microfono da te, eh? A volte non te l'aspetti. No, quante volte il microfono ti restituisce in regia qualche cosa che tu non senti, sì. che tu non ti rendi conto. Allora, quante volte noi che siamo al leggio, tu che sei dietro mi dici vieni a sentirla qua, vieni a sentire che succede. Perché è diverso. È come l'obiettivo della macchina da presa. Sì. No? Noi siamo perennemente in un primissimo piano cinematografico esatto. con la voce. E quel primissimo piano reggerlo è tosto, gli attori che reggono i primi, e noi reggiamo praticamente un primo piano ininterrotto a volte di 9-10 ore in un giorno. È tosto. Neanche Marlon Brando, infatti, in Ultimo Tango reggeva dei primi piani così è tosto lunghi. Veramente. Fred Bongusto, Una rotonda sul mare, 22:18 in diretta su Radio Cigliano. Già le 22:18. Hai capito come vola? Ma non ci si crede. Perché poi, Teo, all'inizio, questa è la domanda che mi fanno tutti gli ospiti, sono un po' preoccupati. Quanto dura? Io dico, guarda, 2 ore, poi se andiamo lunghi, e chi se ne frega, ci divertiamo. Sì. Però vedi, il tempo vola, il tempo passa. Stasera, dopo cena con Teo Bellia, lo potete trovare anche su Facebook se siete all'ascolto, alla radio, che ho trascurato un po', ma Stefano ci dice, stasera Facebook non va e vi seguo divertito dall'app di Radio Cigliano. Oh, vi ricordo, l'app dedicata della radio, quindi non del video che state guardando. Se volete ascoltare la radio, le nostre dirette radiofoniche, con quel gusto un po' più vero della radio. Molto free, molto libero. Sì, anche perché non ci vedono e quindi c'è tanta immaginazione. È la radio è quello. La radio è quello. Scaricatevi l'app per iOS o Android da Google Play o da App Store. Certo. Scaricatevi l'app Radio Cigliano. È gratis, non costa niente, c'è musica 24 ore al giorno e ci sono le dirette, le potete ascoltare, e nelle dirette della radio le musiche sono pulite, quindi non avete nessuna interruzione. Sì, Stefano, su Facebook invece ve le massacriamo. Ve le massacriamo, le canzoni, ve le raccontiamo più che farvele sentire. Stefano dice, che piacevole serata, ascoltare la voce di tanti miti della mia infanzia è un gran privilegio, grazie Alessio per questa bella opportunità e complimenti al signor Bellia, uno dei tuoi ospiti più simpatici. Grazie a te Stefano. Grazie Stefano, e la rotonda sul mare è sempre un pezzone. Oh. Non si può mettere nel dimenticatoio, non dimentichiamo, dobbiamo ricordarcelo. Oh. Condividete sulla vostra pagina Facebook il video che state guardando in questo momento, è semplice, fate condividi ora, e così ci cresciamo, e nel frattempo siccome siccome a me piace anche riconoscere. Adesso non parte, faccio una figura di merda, ovviamente. Questo è un grande classico. Adesso c'è la rotella, adesso vediamo. Io voglio ringraziare Marco che ha condiviso sulla sua pagina Facebook. Michele. Eccolo. Michele. E anche Aneta. Aneta, adorabile. Non vi metto il like perché non ci riesco, altrimenti non riesco a ringraziarvi. Dai. Olivia, grazie. Grazie a Laura, grazie a Francesco. Grazie a Maurilia. E a Christian. Vediamo se così funziona un po' meglio. Sì. Vediamo, qui ci sono i marchi ingegni che mette in atto. Vabbè, stasera è tutto molto lento. Vediamo se riesco a ringraziare. Vabbè, vi ringrazio così. Antonio, Franca, Maurizio, ragazzi, che belle foto che ha scattato Maurizio. Vero? Noi doppiatori. Bellissime. Maurizio, grande, ci dobbiamo vedere, tra l'altro. Very Normal Nerd che ci ascolta e ci condivide sempre. Very Normal Nerd mi fa pensare un po' però allo slogan di RTL. Un pochino. Very Normal People. Un pochino. Vedremo. E anche a Francesca, a Federico, a Saso e attivissimo. Poi... Attivissimo, a Claudio. Claudio, anche. Come stai, Claudione? Lo conosco, Claudio, è un mio allievo, un bravo attore. Grande simpatico. Di essere qua con noi. Alessio, Francesca, Federico, siete tanti e non riesco a vedervi tutti perché oggi va a rilento tutto. Daniele Cinemaniac e anche... insomma, ragazzi, siamo tanti, continuate così, sì. Andrea, non finite più, non finite più. A salutarvi qua, non riusciamo a starvi dietro oggi perché non funziona. Adesso farò una miglioria, nel senso che quando non funziona un browser, sai che cosa fai? Prendi un cantiere, ne lanci un altro, esatto. Ovviamente, no? Che mi importa, ora ne mando un altro, vediamo come va e vedi se funziona. Vediamo se funziona. Riprova, sarai più fortunato.
scrivi le cose giuste. Io sì, lo distraggo apposta. Non si sbaglia le password, non capito? Fare così. E non ho detto dei numeri perché mi sento buono. Non fare così, sei tremendo, sei tremendo. Vediamo se riesco, perché mi piace ringraziarvi assolutamente. Vediamo. Nel frattempo vi ricordo la pagina YouTube Radio Cigliano. Potete andare sulla pagina e fra un paio d'ore, 2-3 ore dopo la diretta trovate il video in HD che state vedendo adesso su Facebook. C'è una differita praticamente. Lo trovate sempre lì. Lo volete rivedere. Madonna, mi voglio proprio assaggiare, gustare questo Cigliano by night. Me lo voglio gustare. E allora a questo punto Me lo replico quante volte mi pare. Guarda com'è bello cambiare il browser. Guarda, abbiamo ringraziato allora Maurizio, abbiamo ringraziato Marco, ma vogliamo ringraziare anche Francesca e Federico, e anche Sasso l'abbiamo ringraziato. E allora ringraziamo Alessio, così posso mettervi anche i mi piace, anche se ho il carattere più piccolo del mondo. E anche Andrea e Monica, grazie per la condivisione. Anche a Sara e a Pamela. Aspetta, e a non ci resta che nerdare. Non ci resta che nerdare. Ragazzi, però siete strani anche voi, capisci? Che se uno si ti scrive così e ti chiede l'amicizia, un po' ti inquieta. Un po' no? Ti inquieta, un vero? Sì. E se te la chiedesse l'impero Bagra, ecco, tu che cosa diresti? Pure sull'impero Bagra avrei delle curiosità. Da scarso conoscitore del mondo manga e dei videogiochi, confesso. Il mondo infinito dei Digimon e oltre, Carmine, ragazzi. Giuseppe e anche Francesco e Luigi, grazie, sempre presente. Anche Giovanni, grazie per la condivisione. Massimiliano. Un certo Alessio Cigliano. Ho condiviso anch'io. Grazie per la condivisione, continuate a farlo. 328-7948-796 è il WhatsApp. Mandateci il vostro contro selfie. Ne sono arrivati alcuni adesso. Io voglio mettere un disco. Vuoi mettere un disco? E voglio, noi lo mettiamo immediatamente. E adesso, signore e signori, voglio estrarre dalla nostra busta il pezzo numero uno. Pezzo numero uno. Ma che bello questo! Questo è bellissimo. Questo che ricordi ti evoca. Questo mi ricorda. A differenza ad esempio degli Earth, Wind & Fire, questo mi ricorda infiniti riascolti a casa col mio impianto. Questo era personale l'ascolto. Personale, oltre che radiofonico, certo, ovviamente. Ma molto molto personale. E, ho fatto, tra l'altro ho avuto un problema, perché qui avevo un problema di capienza. Io avrei voluto portare tipo 50 dischi, no? 50 pezzi. Ho dovuto fare una scrematura pazzesca. Me ne ha concessi 8, capite? 8! Lo so. 45 uccido, anni uccido, di musica. Uccido. 8! E quindi, che ne so, ad esempio... Però questo ti porta a portare veramente la creme per te. Esatto. Quelli pezzi che sono la creme. Che segnano la tua vita, eccetera. E questo pezzo riesce a emozionarmi ancora oggi, credo dopo 10.000 ascolti, non lo so più quante volte. È un pezzo del 79, esatto, questo. Esatto, e vorrei che partisse sotto, delicatissimo, così delicato. Bello, c'è una partenza eccezionale. Morbidissimi, Crusaders, ragazzi. Con Street Life. Con la voce di Randy Crawford. Randy Crawford, che ancora non era famosissima, infatti, sì. Ed era straordinaria. E quest'intro così morbida, così romantica, che poi dà il via a un andamento lento che in qualche modo era come passare dal prologo, dai preliminari di una sessione sessuale, a un vero e proprio momento erotico di scambio. Io ancora oggi la vivo così, non so voi, ma credo che vi piacerà ancora Randy Crawford qui. Bella, sì, è vero, perché parte piano, morbida, avvolge, esatto, avvolge e poi prende ritmo. E tu ci entri dentro. Bellissima, veramente bella. Vi ricordo che con l'app di cui parlavo prima potete ascoltarci, come sta facendo Stefano, come sta facendo Luigi, certo. In questo momento potete ascoltare la radio, e in questo momento sulla radio i Crusaders con Randy Crawford sono puliti. E non ve li disturbiamo. Non ve li disturbiamo, quindi se volete ascoltare le selezioni, certo, di Teo, bene. Se proprio volete vederci, sono problemi vostri. Gusti è vostri. Una scelta, esatto, è una scelta, esatto. È assolutamente e una scelta. E c'è la replica anche di questa, eh? Quindi mi raccomando. Ma una cosa che ti chiedo da ascoltatore invece, dimmi, di Radio, dimmi, Cigliano, dimmi. Ma sono previste le repliche di questi programmi sulla radio? Le repliche di questi programmi vanno in random, quindi sì, assolutamente in random, la domenica sera alle 22. Ah, quindi la domenica sera, se uno vuole, si toglie la curiosità di sentire di questi sentire dopo cena. Questi dopo cena. Vanno in random, chi c'è, senza chi c'è. Chi c'è, certo. Vi sintonizzate la domenica sera e sentite le repliche. Ma
sapere da quanto tempo esiste questo dopo cena di Radio Cigliano. Io voglio un po' di storia. La prima puntata è targata inizi giugno o addirittura 31 maggio, se non mi ricordo male, 2006. Però... quindi ho fatto 8 puntate nella stagione scorsa per testare come andava, certo, e certo. Oggi siamo alla 28esima di questa stagione. Beh, ragazzi, quindi se io ascolto la domenica sera ho 28 possibilità diverse. Cioè 28, te deve di una di queste la sentirai. Vabbè, non è che mi interessa di sentire me, ma proprio anche sentire risenti, gli amici, i colleghi. Risenti i colleghi, dopodiché c'è anche il podcast. Chiaro. Perché vai sulla radio, sì, e www.spreaker.com/radiocigliano, oh, trovate la radio lì, sì, e andate nella sezione show, andate nella sottosezione dopo cena con 2016/2017 e scorrete tutti i podcast e trovate sceglie il podcast e sentite solo quello. Bene, questo come di tutte le trasmissioni che facciamo in diretta. Ottimo. Ricordo che, perché c'è stato un piccolo stop, che noi riprenderemo la programmazione regolare di Radio Cigliano, quindi sabato in diretta alle 16 insieme ad Alessandro Bianconi, forse Tiziana Guida, non lo so ancora, e ci sarà Du Gusti Si Smeglia Che One, nostra sfida musicale di gusti e di tendenze. Martedì la portiamo oltre oceano in collaborazione con Radio 1 New York, ci sarà Du Gusti Si Smeglia Che One speciale New York, la nostra sfida con un orecchio un po' più broccolino, una nicchia. Qualche cosa, ma sempre a cazzeggiare, a prenderci in giro, perché questa è la maniera in cui ci piace. Beh, fare la radio. È la radio libera, libera veramente, come cantava Finardi. Tra l'altro, la radio libera, ma tu hai vissuto anche la radio libera, quella con le telefonate in diretta? Come no. Che si facevano mettendo il microfono, certo, accanto al telefono, c'era ovviamente. Quella specie di microfonino con la ventosetta che si attaccava. Al ricevitore, sì, e quindi i telefoni da radio avevano sempre questa piccola escrescenza col filo che entrava nel mixer. Esatto. E tu parlavi al telefono, non ti sentivano dal mixer. Certo. Ovviamente parlavi dal microfono del telefono. Certo. Esatto. Per cui dovevi comunque all'inizio tenere la cornetta vicina e parlare sia al microfono della radio che quello, certo, del, certo, telefono. Poi via via abbiamo fatto un'evoluzione, sono arrivati gli ibridi telefonici, che non erano una razza strana di animali, ma permettevano di sentire dal mixer tutta la radio dentro il telefono, cosa che oggi succede normalmente, certo. Quando ti dicono abbassa la radio, esatto, perché fischia, innesca tutto, abbassa la radio perché fischia, e me la devo far sentire a nonna della, sì, e abbassa la stesso, noi sentiamo un fischio tremendo, esatto, in radio, esatto. E vabbè, questa è la storia della radio, veramente. Tu sei veramente storia della radio, Teo. Grazie al cielo ci sono stato, ci sei stato. Che non torneranno, perché no, è difficile pensare. Questa è un'altra cosa, sì, è un'altra cosa completamente. È un perché po'... è un po' butta la pasta, come era, sì, secondo me, la radio dei primi tempi, però c'ha altre tempistiche, altri modi. Chiaro, c'è un altro supporto, c'è un'altra modalità. Ecco, questa della condivisione così forte, così rapida e istantanea, è qualcosa che ha superato veramente i tempi, no? Perché le radio private hanno vissuto questo momento iniziale, secondo me, di grande relazione col pubblico, che era quello delle telefonate in diretta, no? Sì. E tutti avevano... uno si spazio, sentivano, si, esatto, sentivano proiettati, protagonisti, no? Certo. No? Ti ho sentito la radio ieri che hai fatto la richiesta, la dedica a Nina, ti ho sentito, eccetera eccetera. Poi tutti presi da un pudore, basta, non si possono più fare le dediche, che schifo la radio dedica, eravamo snobbissimi, non si potevano più mandare in onda, solo quelli che partecipavano ai giochi. Ciao Giovanni, hai la risposta, bene, bravo, no, mi spiace, ciao, chiusa, finito, arrivederci, finito. Se Giovanni si voglio alzava, salutare, purtroppo è tardi, eravamo di un fastidio, perché eravamo nauseati da quanto avevamo dato spazio a tutti. Poi c'è stato il riflusso degli SMS, sì, le radio che vivevano solo di SMS. È vero. E quindi, che ne so, tu dicevi, scrivevi l'SMS, oggi mi sono svegliato con un giradito, e questo veniva raccontato in radio, e tu dicevi, vabbè, ma chi se ne frega che ti sei alzato con un giradito? Sì, ma chi infatti c'è poi? Dopodiché, adesso arrivare al fatto che l'ascoltatore si scatta un selfie, io vedo la sua faccia e lui mi saluta con gioia mentre mi sta vedendo su Facebook. È fighissimo. Eccezionale. Andiamo a vedere che c'è qui Alessandro che ci manda proprio una sua foto e noi la mandiamo immediatamente. Alessandro è un po' allucinato, secondo me. Ci fai un po' paura, però anche lui c'ha la testimonianza. C'è la testimonianza in diretta dietro, eccolo qua, Alessandro. Vedete, questo è bello, che vi vediamo, c'è scambio. Respirate con noi, siete
con noi veramente. Grazie Alessandro, fra poco lo mandiamo il selfie. Facciamo community, capito, queste cose è di bello, oggi. È bello, ecco. È bello, mi piace molto. Poi. E questo è la zucca appena pelata di Luigi, che ti dice grandissimo Teo. Luigi, che stai bene, devo dire, anche con la zucca abbastanza pelata. Va benissimo. Stai bene. E poi grazie Luigi per il selfie, per il contro selfie, come piace chiamarlo a me, perché il selfie me lo manderemo tra un po'. Un saluto da Telepatti Web TV, lo streaming è perfetto. Grandissima. Bene. Ci ha mandato una testimonianza, ci sta guardando su Facebook. Noi torniamo in diretta, che abbiamo finito con i Crusaders. Ragazzi. I Crusaders con Randy Crawford, ragazzi, un'emozione che ancora non finisce. Questa non è neanche la versione lunga, cioè la versione da 12 minuti non finisce più. Abbiamo evitato. Quella la mandavi avanti al loop nel giradischi. Ragazzi, quelle erano la salvezza quando dovevi andare in bagno ed eri solo in radio. Ah, certo. Mettevi o i disco mix, quelli molto lunghi, le versioni proprio da discoteca, i martelloni. 12 minuti, 15 minuti, non sapevi... Rapper's Delight, esatto, 16 minuti, esatto, capito? La facciata sana, perché a volte capitava di aver bisogno di qualche minuto ed eri totalmente solo in radio. Avevi aperto tu, avevi fatto partire il nastro, avevi acceso la luce, un po' come Radio Cigliano in certi momenti. Certo. Però ecco, mentre Radio Cigliano adesso c'è un sistema anche automatico che eventualmente ti può venire in soccorso, ai tempi non c'era, e se finiva dovevi il fare disco, tutto tu. Era proprio finito. Quando tornavi là e sentivi e ti veniva male, ragazzi. No, non potevi, avevi fatto quel buco di 2-3 minuti, era che era una cosa imperdonabile, ti era saresti veramente ucciso. Veramente insopportabile. 22:33 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Teo Bellia. Stasera siamo veramente tanti, ci sono ancora tantissime domande. Alessio dice: commozione Teo, l'hai commosso. Addirittura. Ma è vero che Teo hai anche diretto la serie TV Everwood? Come no, e ho trascorso per 74 ore di prodotto, perché furono 74 puntate, ore con uno dei tuoi ospiti più recenti, con Angelo Maggi, che era il protagonista, doppiava Treat Williams ai tempi in quella serie, e anche lì credo appunto fossero tipo 7 stagioni da 12 puntate. Andò avanti la faccenda, avanti. Era lunga. Zio Teo dice: Claudio, ricordo quando assisteva a Dexter e Modern Family, una direzione geniale, un abbraccio forte. Grazie, sei sempre un tesoro. Francesco ci saluta e ci dice che siamo grandi. Ciao Ale, ciao Teo da Maurilia. E Lavinia pure ci saluta. Ok, dovrebbe essere arrivata, non so che cosa, la foto credo. Saso. Forse Saso ha fatto la foto, ora controlliamo la foto. Quanto Saso. Vi divertite a doppiare i Griffin, in cui doppi Tom Tucker? Molto, devo dire molto. Poi Tom Tucker mi fa troppo ridere, perché innanzitutto è un conduttore televisivo del telegiornale, quindi mi ricordo i miei tempi, e poi ci metto questo accento un po' vecchio stile, che fa un po' Rai vecchio stile. È vero. Perché voi che non l'avete conosciuta, ma ai tempi i conduttori, gli speaker, avevano questa impostazione un po' rigorosa, mettevano questa birignao un po' nella voce e si davano questo tono, un contegno, no? Esatto, si davano un tono audiofilo, di filo, chiaramente messo in bocca un idiota come Tom Tucker è divertentissimo, anche perché lui è talmente egocentrico, debole, è veramente un personaggio scomodo come tutti quelli dei Griffin. Mi diverto moltissimo. L'unico problema di Tom Tucker è che, essendo un disegno, non respira. E lo disegnano proprio praticamente senza la possibilità di respirare, quindi ogni volta è un'apnea infiniti, mostruosa. Non come respira. C'è la pausa, là si taglia e si riprende fiato. Fatemi respirare! E si riprende fiato. Poi. Allora, in Chip e Chop, agenti speciali, con voi c'era l'indimenticabile Mario Bardella, come che doppiava, no? Gattolardo. Come no? La nemesi della squadra. Il grande Mario. E i doppiatori con la loro voce, dice Donato, ci accompagnano durante la nostra infanzia e per questo andrebbero ringraziati. A proposito di questo, abbiamo detto Monica Bonetto, l'abbiamo già detto, sì, si vede che l'ha rincollato. Ritorno al futuro, film stupendo. Il calcio l'abbiamo già detto di Teo. Sono a calcio. Invece, tu come sei come Teo Casalingo quando Teo stacca la spina e non c'hai da fare teatro, non c'hai da fare televisione, non c'hai da fare doppiaggio, non devi distribuire niente, insomma te ne torni a casa e stai bello tranquillo. Teo Casalingo che fa? Teo Casalingo legge moltissimo, legge di tutto, sono un lettore onnivoro, narrativa piuttosto che saggistica, piuttosto che veramente libri buffi di testimonianze di viaggio, filosofia, discipline orientali, di tendenza
Il mio più bel passatempo è la lettura, perché è un viaggio senza fine. Lettura tradizionale su carta o lettura elettronica? Lettura tradizionale su carta, elettronica solo quando non ho alternative, quando devo viaggiare non sei proprio, sì vabbè, quando fai un viaggio ti porti 30 leggero, dentro esatto, al... esatto, però il piacere della carta ancora mi tiene avvinto, mi piace proprio il fatto tattile, non ne posso fare a meno. E invece, visto che si moltiplicano i programmi di cucina, Teo com'è in cucina? Un disastro. Niente, un disastro. Sono il re dei quattro salti in padella, vi ho detto tutto. Grande, non mi devo dire. Grande Teo. Ti ricordi Tito di Oliver e Company della certo, Disney? Eh certo, me lo ricordo, che lo facevo citando un po' Speedy Gonzales. Era un po' così, una cosa di questo tipo. E me lo ricordo ancora, era divertente, molto divertente. Certo, anche lì parliamo di un prodottino di qualche giorno fa. Sì, una cosetta, quella cosuccia appena accennata. Potresti farci sentire il saluto del baffuto Ned Flanders? Guarda, io Ned Flanders, devo dirlo, basta, bisogna chiarire questa chiariamo, cosa. Chiariamo, sì. L'ho doppiato in una stagione dei Simpson, una sola, ormai 25 anni fa, non me lo ricordo più. Anche Teo non ricorda. Ricordo, anche ragazzi. Teo Bellia, esatto. Finalmente. Ma tu hai doppiato Ned Flanders? Sì, lo so perché me lo ricordate voi. Io non mi ricordo cosa facevo, ma anche perché in una stagione probabilmente Ned Flanders avrà fatto tre turni. Sì. 25 anni fa. Ma come si ricorda? Ma dai, fai? Ma su, non mi ricordo. Anzi, già è tanto. Stasera non mi parte il selfie, ma riprovaci, Franca, 328-7948-796. Non mollare. Allora, Teo, quanto è stato scioccante doppiare Marty McFly nel momento in cui veniva sedotto dalla propria madre? La scena era scioccante in assoluto, ragazzi, ma vorrei vedere voi. Tu non puoi non pensare che se capitasse a te saresti veramente sconvolto. Sì. Sì, ok che è più giovane, ma è pur tu sempre l'avevi mamma. Visto il film prima o sei andato allo assolutamente sbaraglio? Assolutamente no, sbaraglio puro. E quindi ti trovavi le scene davanti, me lo spiegarono, certo. Esatto, scena per scena, scoprii tutto vedendolo lì e lo trovavo geniale, la scrittura geniale, del film, sì. Il montaggio, il ritmo restano ancora pazzeschi, restano un esempio secondo me, anche assolutamente di come scrivono, sì. Le commedie. Aneta dice grande maestro, bella mia, ti ha mandato, grazie. L'amicizia Teo, che la troverai poi dopo, mi sì. Ricordo Teo nel Principe cerca moglie. Lì sì che ci siamo divertiti con Tonino Accolla, sì. Che doppiava Eddie Murphy, certo. Io ero Arsenio Hall, il suo diciamo alter ego nel film, in realtà il suo servo fedele, perché lui era un regnante di questo regno dal nome bizzarro e impronunciabile, e mi ricordo le scene in cui loro facevano proprio dei pezzi di bravura, perché la famosa scena dal barbiere in cui sono solo loro due, sono tutti campi e controcampi di controfigure, ma tutti quelli che recitano inquadrati in primo piano sono sempre loro due truccati diversamente e con diversi accenti eccetera. Noi abbiamo fatto anche i negri con l'accento siciliano, abbiamo fatto delle cose pazzesche, vi siete proprio divertiti a creare film lì. Pazzesco, che ancora oggi regala dei momenti divertenti e in cui Tonino ha cominciato a calibrare sempre meglio la famosa risata di Eddie Murphy. Quella che è rimasta storica. Che è rimasta storica e che è molto più bella della risata di Eddie Murphy. Sì, è molto più divertente. Come in Frankenstein Junior, secondo me il doppiaggio è più bello è dell'originale, più bello, a volte. È più bello. È più bello, oh, sì. E la risata i fratelli di... Marx, ci sono dei doppiaggi eccezionali, esatto, veramente. Esatto. E la risata di Eddie Murphy di Tonino Accolla era più divertente e coinvolgente di quella di Eddie Murphy. Ragazzi, secondo me se la sente un americano si diverte pure lui. Sì. Sì, anche sì. Se non capisce cosa dice Tonino, sì, infatti. È così. Ti chiedono un ricordo di Nicola Marcaccini che ha permesso a me e a tanti appassionati di vedere le prime interviste ai doppiatori. Guarda, Nicola è stato un incontro straordinario. Nicola è appassionatissimo di Ritorno al Futuro, il primo che ha creduto, salve, torno al centro, mi hanno spostato, e il primo che ha creduto nella possibilità di fare questi gruppi d'ascolto, i raduni, e Nicola che aveva avuto comunque una vita difficile, segnata anche da una malattia pesante che lo aveva portato a un passo dalla morte molto giovane, che quindi gli ha dato un'altra chiave di lettura di tante cose, che non aveva mai perso la gioia, il divertimento, l'emozione e la voglia di provare cose impossibili. E chiaramente la sua energia, la sua voglia, lo rese capace di organizzare cose incredibili, tipo raduni di migliaia di persone in posti bellissimi con tutti i collezionisti di DeLorean che si riunivano da tutta Europa. Che figata. No, delle cose. Nicola è veramente un ricordo
che ho nel cuore, anche perché mi chiese anche di dargli una mano, perché scrisse un libro sulla sua malattia, sui suoi percorsi, e quindi io l'ho seguito anche nell'introduzione del libro. Insomma, Nicola è veramente un amico che resta sempre con me, anche se purtroppo non ci vediamo più. Sì. C'è anche Stefano Mondini che ha preso parte alla nostra diretta. Ciao. In questo momento. Ma si sanno i motivi del cambio di nome di Bo dei Simpson in Bo? Allora, chiariamo. Cioè, spiegamela, perché io non la so sta cosa. Allora, Bo è diventato... No. E allora, quella è una cosa bizzarra delle ultime stagioni, non le voglio neanche sapere. Ah, okay? Mentre invece il motivo di un cambiamento evidente e piuttosto strampalato dell'originale è che in originale Bo si chiama Mo, è scritto Moe. Probabilmente all'inizio, quando si iniziò a doppiare, Tonino disse: ma ragazzi, ma sembra di dire mo adesso sì. Ecco, è meglio Bo che fa ridere, e probabilmente è rimasto da qua, però c'è il problema che poi si vede, siete scritto a tutte le parti Mo, e quello è stato un problema per tanti anni. Ora, perché da Boe si sia passati a Bo con l'H, non lo so, e ripeto, non lo voglio sapere. Io ho diretto 4 stagioni dei Simpson grazie a Tonino, in questi ultimi anni non lo dirigo più, e quindi arrivo doppio Bo, mi diverto, e che sia scritto con l'H, con la E, col punto esclamativo non ce ne frega niente, è assolutamente indifferente. Esatto. Grande Teo Bellia dice: Alfredo, una vera colonna del doppiaggio, radio, TV, teatro, non c'è settore che non abbia beneficiato delle sue incredibili doti artistiche. No, ragazzi, ma questo è un promo praticamente. Lo chiamo senti un po', una promozione. Parliamo un attimo del teatro. Sì. Perché il teatro lo fai spesso anche, cioè, è una cosa che ti diverte. Molto. Tu non c'è ambito dell'attorialità sono che un esploratore. Non, sì, che non percorri, no, in cui no, non no, ti imbatti. No, devo provare tutto. Il teatro da dove è uscito? Proprio come da dove è sgorgato? È nato come un bisogno, perché io sono arrivato al doppiaggio dalla radio, da un uso della voce microfonica che è questo, certo. Ma che non è il doppiaggio, certo. Che non è la recitazione. E a parte ovviamente la difficoltà di essere inserito e accettato, no? Perché i primi tempi che tu arrivavi al doppiaggio negli anni 70, dove come minimo dovevi aver fatto l'accademia e avere un pedigree di primissima categoria, no? Arrivavi da radio. E dovevi aver fatto almeno che ne so, uno spettacolo con Lilla Brignone, no? E quindi che succede? E tu arrivi, io vengo dalla radio. Non so se puoi fare il doppiaggio. Vabbè, ci provo. Ero molto modesto. Sono stato mortificato in ogni modo, ma ho tenuto duro. Ma sentivo effettivamente di avere delle carenze. Quindi ho avuto l'occasione di fare il mio primo spettacolo proprio nell'86, grazie a Massimo Milazzo, che mise insieme. Massimo è un cuor di leone, un pazzo che tenta le operazioni straordinarie. Mise insieme una compagnia di 14 attori, 14 attori per uno spettacolo di vaudeville inglese che si chiamava Room Service e che recitammo al teatro in Trastevere, che ora non è più. Non esiste teatro. Più, sì. Esatto. E in quella compagnia ti cito soltanto 5 nomi, 6 nomi? Allora, Giorgio Lopez, Renato Cortesi, Mino Caprio e alcuni che non ci sono più. Una fra tutte, Antonella Rendina, che mi manca grande, sempre, una vecchia amica che mi manca tanto. C'erano anche altri colleghi che non ci sono più. Il buon Amandola. Come no? Vittorio, io lo conobbi Vittorio, bene sì. In quel periodo. Il colosso Vittorio. E io fui proiettato in questa esperienza. Puoi immaginare cosa mi potevano fare in scena. Le burlette si sprecavano. Lopez e Cortesi. C'era una scena in cui loro, come montaggio della scena, visto che arrivavo a chiedergli dei soldi e mi dovevano, senza che vi racconti tutto, loro a un certo punto, visto che ero nella loro camera da letto, d'albergo, dove si erano rifugiati pur di non pagare, loro cosa facevano? Mi davano una spinta, io cadevo sul materasso e la rete mi rimandava in alto. Questa gag doveva essere fatta una volta. C'erano sere che mi tiravano giù 7-8 volte. Io
uscivo distrutto con ferite lacero contuse a tutte le caviglie, perché ovviamente la rete era di male, ferro, certo. Proprio. Allora mi ci buttavano senza pietà mentre parlavamo, e dicevano, boom! Io dovevo stare. Devi pure recitare volendo, certo. No? Cioè, non è che potevi e poi, fermare. Ma era il mio primo spettacolo, non è che potessi prendermela, no? Ci ridevamo sopra e via così. Poi arrivavo talmente stanco a teatro, perché appunto continuavo e non dormivo radio. La notte, e non dormivo la notte, perché comunque andavo a divertirmi, che io, visto che entravo all'inizio del secondo atto, io arrivavo in teatro all'ora della convocazione, che è un'ora prima dell'apertura del sipario, ma non mi cambiavo, non facevo niente, mi buttavo sul letto in scena, quello su cui mi avrebbero poi buttato loro, sì. E mi facevo quei tre quarti d'ora di riposino, quelli proprio profondi, bello, capito, prima che dessero sala. Poi mi veniva, sì. Teo, stiamo dando sala, no? Dare sala è quando fai entrare il pubblico in sala, no? E anche se tu sei dietro il sipario non è bello che magari rischi di russare e ti sentano. Mi svegliavo io, E c'avevi tutto il primo atto per riprenderti, mi lavavo la faccia, mi cambiavo, andavo a sentire che combinavano loro, e poi entravo in scena meravigliosamente e venivo trattato con una pezza da piedi, ma me lo meritavo, era il mio primo spettacolo. Era giusto, ricordo con dei grandi leoni del palcoscenico, ragazzi, mi hanno insegnato tantissimo pure loro. E quindi il teatro da lì, pensa, con una sospensione lunga legata proprio a Tele Montecarlo, perché nello stesso anno non potevi più, facevo il telegiornale, come facevo poi a dare vita a un personaggio sulla scena dopo aver dato le notizie la sera, non si poteva fare. E quindi mi rifermai, e grazie a Stefano Mondini che ci stava seguendo, sì. Ho ripreso a fare teatro nel 2000, quindi dopo un'interruzione di quasi 14 anni. E da allora, devo dire, quando posso non me lo faccio mancare. Tu fai anche molto laboratorio col teatro. Sì, facciamo molto laboratorio. Considera che con quei ragazzi, con gli allievi, facciamo tre spettacoli all'anno. Quindi c'è un bel lavorio. È un bel lavorare. Come no. Adesso a fine giugno facciamo i fisici di Dürrenmatt in una riscrittura un po', come dire, asciugata, per renderlo più un po' contenuta, diciamo. Esatto, però rischiamo grosso noi. Ci piace. È bello, molto, è molto moltissimo. Bello. Ma tu sei stato anche voce della 7? Dice Stefano. No, quando era ancora TMC, sì. Tele Montecarlo, ero la voce ufficiale. Poi con la 7 no, quando è diventata la 7 no. Con la 7 ho fatto dei documentari, gli speaker per la 7, ma come li ho fatti per ogni canale, come ognuno di noi. Insomma, no. Ma mai stato voce ufficiale della 7, ecco, quello no. La voce narrante dell'incredibile Hulk animato, dice Alessandro. Ecco, tu te lo ricordi sicuramente più di me. Io credo di aver fatto due turni in cui univo tutte le voci narranti rapidamente e me ne riandavo. E quindi non capivo poi niente. Quando le voci narranti è veramente pazzesco, perché noi magari in un turno facevamo 10 episodi. Esatto, non vedi niente, non capisci niente. Sai niente, giusto per arrivare alla lunghezza del turno. Esatto. Ieri mi sono guardato Iron Man 2 e ho ascoltato Teo fare la voce del papà di Tony Stark. Eh sì. Quell'attore, tra l'altro, io amo molto, perché è fra i protagonisti di una serie bellissima sulla pubblicità americana che si chiama Mad Men. E quell'attore, quindi ho avuto la possibilità di ridoppiarlo negli Iron Man, ma il personaggio che faceva in Mad Men lo amo ancora pazzamente. Per me è stata una perdita il fatto di non avere più quel personaggio, perché era di un cinismo, di una autenticità in molte cose che lo amo ancora da morire. Infatti quando si limita a fare il padre di Iron Man, lì mi annoia moltissimo. Beh, alla fine c'ho una scena a film, perché è sempre un filmato, perché lui è morto prima che iniziasse la saga, e quindi sono i filmati del papà, due maroni. Vabbè, sono cose che succedono. E mentre intanto facciamo vedere Ricky, che ci sta guardando col selfie veramente BR, lo testimonia, è testimoniato, che ci sta guardando. Ho letto una domanda, sì, e adesso vediamo perché negli altri due film di Ritorno al Futuro non ci sei tu ma Sandro Acerbo. Questa ti arriva sempre, dimmi che arriva. Adesso accendo il DVD dell'ultimo 28 volte che ho risposto. No, la storia è molto semplice. Capita che al doppiaggio ci siano ovviamente delle guerre commerciali fra questa o quella società di doppiaggio per accaparrarsi, per aggiudicarsi un prodotto. In quel momento, eccolo, quello è Teobellia, ragazzi. Poi lo mettiamo. Teobellia dell'86 su Tele Montecarlo, ragazzi. Un grande momento. Avevo ancora un sacco di capelli. Aspetta, lo mando subito, poi finiamo questa cosa qui. Devo rimpicciolire un pochino, perché la foto è enorme. Eccola qua. Trovate tutto. No, c'è veramente tutto. Questa è la testimonianza, la prova provata di Teobellia. C'è scritto anche TMC qua sopra. Si vede poco, forse, nella immagine in Facebook. E questa è Teobellia.
Lombellia con tanto di sottopancia. Esatto, e probabilmente c'era anche l'ondata di gelo sull'Italia a giudicare dalla grafica. Sì. Che avevo e qui là. Avevi già uno studio più ricco alle sì, spalle. Era eh? Già e lo step successivo, eravamo a Piazza della Balduina, dove oggi c'è un supermercato. Sì, perché si è ritrasferita di nuovo la 7, sì, è stata sì, un'altra sì, parte, sì, è vero. Sta vicino alla Rai, è tornata quasi alle origini. Sì. E sì, ero veramente un ragazzino. Quindi vabbè. Stavamo dicendo di questa cosa: guerre delle... commerciali. È normale che tu vuoi un prodotto, lo vuole anche l'altra società. Io in quel momento ero fra i soci in esclusiva. Ci sono delle cooperative, delle società che hanno dei soci che concedono l'uso della propria voce solo a quella società. E quindi le voci diventano strumento di trattativa. Ecco un'altra foto bizzarra, quella va condivisa. Quindi in quel momento io, che quando ho doppiato il primo Ritorno al Futuro ero un doppiatore libero cosiddetto, cioè non c'era nessuna esclusiva con nessuno, ero entrato nel gruppo 30, la cooperativa di Renato Izzo, come socio in esclusiva. Ma quando arrivò il numero 2, che successe? Che Renato Izzo cercò di strapparlo alla CDC che aveva fatto il primo episodio, ma tutte le altre voci erano quasi tutte di soci CDC. E visto che onestamente nelle selezioni delle voci Zemeckis era stato molto in dubbio fra me e Sandro Cervo, poi alla fine aveva scelto me, ma comunque anche Sandro la dava molto bene, scelse virgolette il secondo in classifica, ma devo dire ha fatto un ottimo lavoro, Sandro, certo, certo. Per molti non c'è sono le solite differenza. Dinamiche di dove va il lavoro e esatto, di quello di come si distribuisce, di chi si accaparra, si aggiudica questo o quel prodotto. Senti, intanto che mandiamo, questo è Lillo che ci manda le sue foto doppiate, non so se le hai mai viste le foto doppiate di Lillo, e questo è Il principe cerca moglie, Tonino Accolla e Teo Bellia. È storia anche. Tonino Accolla e Teo Bellia. Questa invece la devo ingrandire perché è troppo piccola, vediamo se ci riesco. Lavora per la diretta di Facebook. Un po' di una musica, domanda da poi. Luigi, il provino più difficile da ottenere ma a cui tenevi? Abbiamo detto di Ritorno al Futuro, sicuramente che ci tenevi. No, allora il provino da ottenere, cioè il direttore da cui farmi ascoltare, più difficile da ottenere fu Mario Maldesi, tanti anni fa, e ricordo che mi traumatizzò perché in quel momento lui stava doppiando un film con Al Pacino, film importante, adesso non mi ricordo qual era, e mi disse: Teo, io vado a prendermi un caffè al bar, intanto guardati questa scena, quando torno me la fai sentire, tu tranquillo, guardatelo tutte le volte che vuoi. E mi lasciò con un monologo di Al Pacino che io ero un ragazzo di poca esperienza, ricordo che guardai le prime due volte sta scena dicendo: io devo fare questo, ma è pazzo. Poi ci provai e alla fine io arrivai, e questo mi sarebbe piaciuto molto vincerlo proprio con Mario Maldesi, arrivai in finale al provino per Palla di Lardo di Full Metal Jacket. Eravamo io e Loris Loddi, e per fortuna vinse Loris perché era più bravo di me. Quindi sono contento che l'abbia fatto lui Palla di Lardo. Però ci porca tenevi. Miseria, ci è un personaggio che ancora a vederlo mi fa venire proprio. Ma non per non averlo fatto, è proprio il personaggio che mi dà delle emozioni violentissime. Grazie anche a Loris. Sì, sì. Quindi quello mi quindi, sarebbe piaciuto fare. Gol, è stato un gol quello. Mia. Sicuramente. E è comunque stato un il provino sul bacino così male non sarà andato. Insomma. Grazie Franca che dice: bello ascoltare tante cose interessanti sul doppiaggio. Teo, ti ho visto l'anno scorso a teatro in Roma in L'accompagno di papà. Grazie. Un bello spettacolo con attori davvero bravissimi, dice Riccardo. E Alessandra Bellini e Gianluca Cortesi, li ricordo, eravamo in tre. Eravate in tre, e quindi. Tra l'altro adesso Alessandra aspetta un bambino. Oh, e allora Alessandra, auguroni. Teo, te l'ho mandata l'amicizia, Saso, ma adesso sta in diretta. Aspetta, dai, che non finisce. Mi fare trattinare col aspetta diretta, che finisce. Sto operando io in questo momento, non lui. Allora, Chiara vorrebbe un saluto per bambini da parte di Teo, che poi Chiara, la figlia di Sara, va a letto. Un saluto per bambini. Posso anche farlo nelle vesti di Tom Tucker. Cari bambini, questa è una serata un po' particolare per voi, mi rendo conto, è qui a Coag News, è il vostro momento di andare a letto. Date retta alla mamma, smettetela di giocare, spegnete il telefonino, spegnete il tablet, fatevi gli affari vostri e soprattutto toglietevi quei calzini puzzolenti.
Grande Teo. Come vedete, a Teo l'inventiva sul momento, l'improvvisazione non manca. Sono sempre quei 41 anni di radio. Di esperienza che fanno. Porca miseria, la radio come è formativa. Come ti forma veramente. Che non puoi fare il buco, devi andare avanti, devi sempre entrare su te stesso, esatto, no? Devi sempre macinare. E rendere tutto questo anche attrattivo, certo. Non ripetitivo, ascoltarti, renderti conto di quando stai diventando un po' noiosetto. E dare una... dare una svolta, dare un indirizzo diverso continuamente, bello, bello, continua. È un esercizio eccezionale. Ma allora, che come mai l'abbiamo detto del cast di Ritorno al Futuro? Allora, Mino e Renato, due carissimi amici, ho conosciuto anche poi Vittorio. Voglio mettere la musica. Allora guarda, visto che siamo arrivati alla fine delle risposte, queste ce le teniamo per dopo. Dai. Prossima di Giovanni, e dammi un prossimo numero. Numero 6. Mi sento poi sì ormai. Che bel pezzo che mai tirato dentro. Questo sì. E ti dirò che a questo pezzo ho pensato perché, primo, distinto, io ho messo tutti i pezzi stranieri. Sì. Tutti i pezzi stranieri perché la mia formazione, il mio amore è per la musica nera, la musica R&B, il funk, comunque il pop anni 70. Infatti ho sofferto molto, ma alla fine ho deciso di non portare nessun pezzo dei Pink Floyd e dei Genesis in questa selezione di stasera, anche per mettere qualcosa di un po' più contemporaneo, però sembrava veramente una specie di dinosauro. E quindi ho optato forse per una delle canzoni italiane più belle e coraggiose degli ultimi 20 anni, quando scoprii veramente questa ragazza che fino a quel momento aveva lavorato solo in inglese, scoperta da Caterina Caselli, grandissima talent scout della musica italiana, forse la più grande, ed è arrivata Elisa con Luce. Ed è un pezzo che secondo me ci racconta quanto la musica possa dare suggestioni viscerali, anche se non capisci una parola di quello che dice, anche se non senti una parola, ti arriva esattamente quel messaggio, quel mix di musica e parole, comunque siano, è emozione pura. Io credo che tutte le volte che l'ascolto mi dà una grande emozione e non mi stufo, e questa è la cosa importante. Ecco, le canzoni che ho portato stasera sono tutte canzoni che non mi annoiano mai, le ascolto, le riascolto, mi ricapitano eccetera, e ogni volta mi raccontano qualcosa di nuovo. Grande Teo. Grandissimo Teo. E abbiamo già fatto le 11. Hai capito? Mamma mia. Vabbè, ma questo lo sai. Ma questo tu lo sai, cioè lo sai meglio di me, cioè lo sai che la radio tu parti. Certo. Poi questa è un po' atipica perché siamo aperti in continuazione, esatto, no? Esatto. Io come dico, quando vanno in diretta Domenica Inn e fanno, mo non per dire cose, non per fare prodomomia o altre cose, ma quando vanno a Domenica Inn parte il servizio, parte la pubblicità, parte certo, questo, parte quello. Certo. Noi siamo da 2 ore in diretta senza esserci fermati un mai, secondo. Anche perché per gli amici di Facebook non ci possiamo proprio fermare, è impossibile. Almeno gli amici che ci ascoltano per radio ogni tanto smettiamo di ammorbarli. Sì, c'è tutta la musica. Franca ci saluta, buonanotte a tutti. Ciao. Allora, Sara dice grazie Teo, calzini tolti, lavata e stirata e messa a letto. Grazie Sara. Bellissima canzone, adore Elisa, ci dice Saso. E poi domanda per Ale, ma Valentina Mari è stata già invitata? No, però insomma, non è che riesco a invitare tutti quanti. Tempo, piano piano, che ci vuole tempo. Arrivano tutti. Allora, Teo, il narratore dei cartoni di Hulk dell'82 è il suo creatore Stan Lee, che si presentava in ogni puntata. È una serie che tu e Stefano, che doppiava Hulk, avete ridoppiato, perché il primo doppiaggio fu fatto a Milano e Stan Lee era doppiato da Giorgio Melazzi. Sì, è tutto vero, confermo, e venni chiamato a fare questa cosa, l'ho fatto con molto piacere. Io tra l'altro quello dei cartoni di Hulk era un mondo che conoscevo poco, e quindi in quell'occasione ne seppi un po' di più, perché inevitabilmente, per un fatto generazionale, il mondo del fumetto e del cartone, per chi è nato nel 60 come me, non ha avuto una forza formativa così, sì, importante. Io, per carità, leggevo Topolino, leggevo Alan Ford, sì, era uno step precedente. Dopo il cartone ha avuto una forza, una pervasività anche emozionale per i ragazzi, molto diversa secondo me. Sì, per sì, cui poi noi lo vivevamo. I cartoni degli anni 80 sono di un certo tipo, sì, Storione, esatto, Robot eccetera, poi sono cambiati, sono diventati quelli degli anni 90 e 2000, che sono anche un po' più calati nella vita reale, reale, e anche un più po' aspetti più psicologici, molti aspetti psicologici, personaggi complessi. È un genere che evolve sempre, che cresce, non si ferma mai, sì, che non si invece i cartoni quando ero un ragazzo io erano molto lineari, molto, sì, molto basic, ridevi,
Sì, Bip Bip e Willy il Coyote. Sì, però pensavi meno, sì. Capito? Poi il cartone è iniziato invece a essere qualcosa che ti fa riflettere, ti fa pensare, quindi che abbiamo voluto. Sì, assolutamente sì. Tutti apprezzano Elisa veramente tanto, che te abbia fatto Neo Flanders, è una leggenda metropolitana secondo me. Esatto, bravo Claudio, bravo. Buonanotte a Saso che ci dà appuntamento alla prossima diretta, grazie veramente di essere con noi ragazzi, ci stiamo un po' dilungando, adesso stringiamo un po', però è tanto bello essere qua, esatto. Perché veramente non passa il tempo. Tempo. Proprio niente, il tempo... è un attimo. Senti, ma qualche altra foto inquietante? Vediamo un po' che cosa ci hanno mandato i nostri amici. Inquietanti davvero. Vediamo che cosa ci hanno mandato. Adesso, nella prossima canzone, perché qui ci siamo distratti e non abbiamo tempo, no. Perché questi sono vecchi, no, non ci sono altre foto inquietanti. Nuove. Allora, 328-7948-796. Nel prossimo Fuori Onda realizziamo il selfie di giornata che vi mandiamo immediatamente sul vostro WhatsApp a richiesta. Giusto. Dovete chiedercelo o comunque mandarci un WhatsApp. Se ci avete mandato il controselfie, ve lo mandiamo ovviamente direttamente. È giusto. 328-7948-796 e condividete sulla vostra pagina Facebook questo video perché... è la maniera che ci piace, sì. Ci piace così, condividere perché vi piace e diventare qualcosa, diventare di più e divertirci di più perché ci piace. Ascoltami. Questa è fino alla fine, eh? È fino all'ultima nota, eh? Ascoltati. Grande. Elisa, luce, ascoltati. Ascoltati. Finisce con ascoltati. Sì, ascoltami, ed è un messaggio, ascoltati. Ascoltati. Sì. Ed è la cosa che dovremmo fare tutti un po' di più, perché viviamo in un mondo dove siamo talmente subissati di informazioni che non ci ascoltiamo. È vero. Ascoltiamo forse troppo, ma non ci ascoltiamo e ci priviamo di un sacco di cose importanti e preziose. Tutto congiura invece per distrarci. Come dico io, ormai abbiamo degli strumenti di distrazione di massa talmente forti che onnipresenti. Esatto, e pervasivi. E la sensazione di essere vivi solo perché sei presente in questo flusso totalmente superficiale è un pericolo grandissimo, perché ti sembra di essere vivo in un momento in cui invece non sei vivo, sì. Non sei niente. Sei una foto, sei una parola, sei un like. Sei una copertina. Sì. E dentro cosa c'è? Sì, io ho visto anche dei tentativi nelle pagine Facebook di dare cuore, però comunque restano fredde. Poi quello, è il contatto è che quello. Fa... Poi ci si vede, poi si parla e succedono altre cose. A volte non succedono, ma è giusto pure questo. Assolutamente. No? Non è che uno solo perché si vede devono succedere le cose. Può anche non succedere niente. E quello che sembrava magnifico nell'aria patinata dei mezzi di comunicazione a distanza, poi nella realtà della comunicazione vis-à-vis a pelle, non è come con le grandi scoperte e le tristezze della radio, perché come no? Credo che tutti noi conduttori radiofonici ai tempi siamo stati anche delle grandi delusioni per qualcuno che ci ha visto, perché era inevitabile, no? Beh, però sì, perché c'è comunque anche il doppiaggio, anche il doppiaggio, no? Tu dai voce a dei colossi, delle cose straordinarie. E poi vedi me e dici... Ma sì, ma io ricordo ancora la mia... piccola delusione quando conobbi Pino Lotti. Certo, la voce di Sean Connery, la più bella voce del doppiaggio. Io entrai in questa sala di doppiaggio e sentii parlare Sean Connery in mezzo a un capannello di persone che non conoscevo. Ebbi proprio un risucchio di emozioni. Mi avvicinai ed era un omino, piccolino, sì. Tranquillo, con l'aria da impiegato delle poste. Ma con un talento vocale straordinario. Però se tu lo guardavi passare per strada non avresti mai pensato a lui. Non potevi associarlo. Tra l'altro ci sta della gente che ogni tanto mi dice, ma se tu doppi quello che è alto 2 metri ed è muscoloso, sì. Ed è più giovane di te perché magari lui c'ha 35 anni, certo. Ma perché lo doppi tu e non lo doppi a uno che ha quella fisicità, ha quella... perché l'aderenza vocale è un'altra cosa. È un'altra cosa, ma tutti abbiamo conosciuto persone che, come diciamo noi in gergo, sono state distribuite male dalla vita, no? Colossi con vocine sottili, nanetti con voci immense, donne onestamente brutte con voci super seduttive, donne straordinariamente seduttive che appena parlano sembrano ti fanno scappare, sì, sembrano, e nella vita le abbiamo incontrate. È vero, quindi è ci vero. Sono degli schemi, degli stereotipi, a un certo punto bisogna anche starci dentro. Poi in questo io cerco di non essere proprio del tutto scontato quando faccio le mie scelte da direttore, magari di dare una connotazione un po' diversa, un po' fuori linea, andare a cercare
quella nota bizzarra se il personaggio ce l'ha e metterci una voce che quella nota bizzarra la secondi, no? Perché sennò è ovvio che a tutti piace vincere facile, no? Quando hai un professionista come Alessio accanto, se lo dico, tanto non mi paga niente, quindi lo posso dire. Quando hai un professionista come Alessio, tu sai che gli puoi far doppiare il buono, il cattivo, il piccolo, il grande, il comico, il serio, eccetera, eccetera, e lui lo risolverà in maniera assolutamente professionale e di livello. E se anche fai doppiare a me e ad Alessio nello stesso film due personaggi sbagliati che sarebbero giusti al contrario, sono sicuro che riusciremo a dargli portiamo a casa il risultato, sì. Ma pensa cosa sarebbero di bello se fossero doppiati al contrario. Certo, certo. Ma quello per molti... Però ci sono anche delle convenzioni, certo, nelle quali dobbiamo stare. Se è una persona di colore grossa, noi ci aspettiamo che abbia una voce corposa, importante. Un esile coi baffetti potrebbe avere la voce del vecchietto del West. Esatto, capito? Esatto, ma sicuramente non la voce di Massimo Corvo. Certo. Ecco, per dire, no? Che a cui poverino... E magari in originale ce l'ha. Esatto, può essere, quando lo senti dici no, questo c'ha la voce. E ogni tanto ci capita che entriamo in sala e il direttore ci dice guarda, attenzione, sì, perché sentirai una cosa particolare, ma secondo me lui non ha la sua voce giusta, talmente diversa, non gli dare retta, fai la tua che secondo me ci sta meglio. Ci sta meglio, esattamente. Tu che come li vedi i ridoppiaggi? Li vedo come qualcosa di abbastanza fastidioso in generale, da spettatore, parlo da spettatore. E poi mi trovo dall'altra parte della barricata, perché ogni tanto mi tocca anche dirigerli, certo, i ridoppiaggi. Ricordo ancora i polsi che mi tremavano quando diressi il ridoppiaggio dello Squalo, il primo, perché arrivarono le colonne multicanale, rimasterizzate, eccetera, eccetera, e quindi il doppiaggio degli anni 70 praticamente suonava così e non era più proponibile. Certo. Tra l'altro alcuni dei doppiatori di allora non c'erano più, erano diventati troppo vecchi, non funzionavano più, quindi ho dovuto rivedere completamente il lavoro e veramente mi sono rivisto il doppiaggio originale, mi sono rivisto il film originale, eccetera, e credo di aver fatto un lavoro decente. Infatti se vedete lo Squalo in multicanale è quello che ho diretto io, se lo vedete stereo è quello storico degli anni 70. Tu come hai approcciato il lavoro? Cercando di... ricordare un po' forse il doppiaggio degli anni 70 o lavorando sugli attori che vedevi e con le persone che avevi sotto mano? Ho lavorato con un'attenzione a certe modalità anni 70, nel senso che il linguaggio in qualche modo doveva avere un piccolo anacronismo, sì, non poteva essere proprio contemporaneo, ma con un'armonia di attori di oggi che fosse giusto, perché era molto giusto come diciamo equilibrio, come alchimia di sonorità rispetto a quello degli anni 70. E ho scoperto, non solo in quel film ma in tante altre occasioni, però, che negli anni 70 ci prendevamo anche delle grosse libertà, come no, delle grosse superficialità, come moltissime, no, cose non le trasferivamo, anche perché erano incomprensibili davvero qui in Italia. Adesso è più facile perché la nostra vicinanza al vissuto quotidiano americano ci permette di capire molti più riferimenti, molte più cose. Prima veniva proprio tutto trascurato, e mi ricordo infatti che abbiamo riadattato il film rispettando molte cose che erano state semplificate, annullate, non comprese, cancellate o non comprese. Ma anche perché ai tempi, ragazzi, non c'era internet, non c'era per documentarti internet. Dovevi andare all'ambasciata e sperare che qualcuno ti spiegasse che voleva dire quella e cosa. Forse non lo sapevano, e forse non lo sapevano, forse non lo sapevano. Loro, perché poi noi parliamo sempre dei film in inglese, ma quando capita un film dal farsi, quando capita un film dal cinese, quando capita un film dal coreano, ma chissà che facciamo, ragazzi. A volte lavoriamo solo avendo come traccia i sottotitoli, sì, la lista sottotitoli non arriva inglese. Proprio noi il arriva copione un copione originale che non ci arriva il film con i sottotitoli, esatto, in inglese e normalmente, quello è l'unico elemento che c'è. Se quello, sì, è sbagliato, diremo la cosa sbagliata, certo, punto, perché sotto sentiamo e non possiamo adesso andare... vi racconto questo aneddoto, perché i racconti di nonno Teo. Allora, mi arriva un DVD di Hong Kong, di questi, sai, loro hanno una grossa scuola di film action, come no, bellissimo. Mi arriva da doppiare sto film action, fatto bene, mi arriva lo script inglese e quindi fatto bene, riusciamo a fare un ottimo doppiaggio. Ahimè, a due giorni dalla finalizzazione del DVD mi chiama il cliente e mi dice: ci è arrivato il making off, dobbiamo trovare un modo di farlo. Come si fa? C'è il copione? No.
Come non c'è un copione? Quelli che lingua parlano? Cinese mandarino. E io dove trovo il cinese mandarino? Ti parlo già di 20 anni fa. Sì. Allora, in quel periodo, tu pensa alle circostanze della vita, io insegnavo conduzione e radiofonia alla Pontificia Università della Santa Croce, che forma i comunicatori delle diocesi di tutto il mondo. E quindi questi religiosi devono confrontarsi con tutti i mezzi di comunicazione, e quindi gli spiegavo la radio. Per fortuna chiesi a loro: ci avete in cinese? Mandarino. Mandarino. E mi dissero: sì, ce l'ho, vive con un moldavo che con lui in inglese riesce a capirsi e che parla un po' di italiano. Puoi immaginare che cosa mi è arrivato. Io ho tenuto, a volte mi capitava che il personaggio lì che raccontava, il regista ad esempio, parlasse per un minuto, io avevo 3 righe di sintesi in inglese. Abbiamo creato, inventato. Però il DVD però andato. Questo si ricordi, si faceva negli anni come 70, no? Quando arrivavano i film proprio quelli di karate, sì, dalla Cina, dal Giappone, si creava completamente. Abbiamo risceneggiato i film, addirittura arrivavano i film muti senza neanche la colonna. Quindi magari tu vedevi un passaggio di una telecamera su un prato dicevi: perché c'è questo passaggio? Poi magari nella versione originale ci stava una voce narrante che tu non lo sapevi, e quindi non ce la mettevi. Oppure ti dicevano: senti, c'è questo passaggio che fa cagare, non lo voglio tagliare, riempimelo col doppiaggio, mettici delle cose, e tu inventavi. Questo è successo moltissime ragazzi, volte. Ragazzi, c'è l'esempio di Blade Runner. Come no? Blade Runner, la voce narrante di Harrison Ford fuori campo che spiegava non tutto. Esisteva. Non c'era. Secondo me Ridley Scott ancora gli erode, che da noi è uscito con lo spiegone. Poi, infatti, quando è riuscito a fare poi i director scat e tutto il resto, è sparito. Abbiamo tra l'altro quella panoramica di Blade Runner, siccome non la girò Ridley Scott perché non la voleva fare, la presero da Shining. Esatto. Che e stavano girando in quel momento. Questo, bellissimo. Cose bellissimo. Che poi quindi succedono anche nella produzione di un film. Figuriamoci nel doppiaggio. Hai voglia. Senti, musica. Musica, assolutamente. La 8. Oh, rimaniamo in Italia. Sì, in Italia quasi. E torniamo un po' più verso l'attualità. Sì. Allora, quando ho selezionato questi dischi, la primissima playlist era formata da brani che non andavano oltre l'85. Allora hai fatto un po' mente locale. Mi sono detto: ma ragazzi, ci sarà gente che nell'85 è nata, e ce ne sono tanti che sono nati anche dopo, non posso propormi soltanto come un archeologo musicale. Andiamo su qualcosa di un po' più vicino, e quindi ho deciso di andare al 2004 con il vecchio Mario Biondi. Intanto c'è Angelo Maggi che ci sta seguendo. Ciao Angelo! Ciao tesoro mio! Allora, Mario Biondi, perché? Perché è una realtà che mi rende molto orgoglioso. Mario Biondi è un artista con nome e cognome italiano che è riuscito a imporsi un mercato internazionale, che canta con una vocalità assolutamente unica e che ha fatto una serie di dischi, uno più bello dell'altro, ma il primo è come il primo amore. E non si scorda non mai. Non si scorda mai. Non ragazzi. Lo puoi mai scordare. Questo, quando arrivò sul mercato, per metà delle persone ovviamente era qualcosa di misterioso, ma hai sentito prima. Un po' Barry White, esatto, ci sembrava di sentire. No, i grandi crooner, questi vocioni pazzeschi, e nessuno che capiva da dove venisse questo, non lo conoscevamo, non avevamo mai fatto niente da noi. E poi abbiamo scoperto che Mario Biondi cantava This Is What You Are. Grande. Grande, sì, veramente. Io quando l'ho sentito ho detto: vabbè, questo è un americano. Un paraculone americano. Negrone. Esatto. Una montagna d'uomo. Invece poi, montagna d'uomo grosso è. Grosso. Montagna d'uomo è. Però è Mario Biondi. Nostri. Mario Biondi. È proprio dei nostri, Mario. Siciliano. Anche un po' d'orgoglio per dire: vedi, questo è arrivato là e gli ha detto: ragazzi, lo posso fare pure io. Voi. Se può fare, se esatto, può fare. Ciao fastidio. Angelo che ci saluta, Angelo Maggi. Allora, Teo, a proposito dei fumetti, cosa ne pensi delle fiere del fumetto che ormai imperversano in tutta Italia? Hai mai partecipato a queste manifestazioni? Lui è stato a diverse, ci racconta Marco, tra cui anche Etna Comics qui in Sicilia. Io trovo che le fiere del fumetto siano divertentissime e sono di fatto la prova di come il fumetto ha ormai un ruolo nella vita di tutti i giorni di tante persone che non aveva quando ero giovane io. Per molte persone il fumetto è l'area della libertà, l'area della non convenzionalità, l'area in cui divertirsi, l'area in cui permettersi, come fanno
tutti quelli che si truccano, si vestono, cosplay, certo. È un momento in cui si liberano completamente questi ragazzi, queste persone, perché poi non sono soltanto ragazzi e ragazzini. E anche se, ripeto, non sono un fan di una serie di cartoni o non sono un patito di un fumetto, mi rendo conto che c'è un mondo, un universo di cui devo tenere conto. Certo. Non puoi snobbarlo. No, assolutamente. Non puoi trattarlo con la puzza sotto il naso. Ma io non ho la puzza sotto il naso verso niente, ho la puzza sotto il naso verso i fanatismi, gli estremismi, comunque. Ma questi non sono belli, questo è costruttivo. Invece questo se è bello. Tu hai una passione, qualcosa che ti diverte, certo. Mi preoccupo se tu vai vestito da cosplayer tutta la settimana, sì, certo. Mi chiedo come stai messo, ma al di là di questo, se tu invece hai voglia di fare 3 giorni il matto con la tua passione e il tuo divertimento, ma perché no? Non è diverso da me che decidi di andare a fare 2 giorni di passeggiata a cavallo, lo facevo. O che fai teatro e prendi, esatto. Ti cali in un personaggio, esatto. Poi là c'è sta il soldo, quello che ti pare, sì, però comunque a volte no, non fa molta differenza dai cosplayer. Facciamoci il selfie, dai, di giornata. È questo, la telecamera sta qua, yeah. Ne faccio 2. Aspetta che però lo voglio fare senza flash perché fa cagare, sì, col flash. Super, diventiamo, sì, ne faccio 2, 1 e 2. Evviva! Eccoli. È prodotto il selfie di giornata. Oh. Adesso ve lo mando, ma prima ti lascio intrattenere per, sì, 2 secondi i nostri amici, perché c'ho la finestra che sbatte, ragazzi, e sono cose che succedono, problemi, la dobbiamo chiudere. Problemi, vai avanti tu, attenzione, arrivo subito. Attenzione, attenzione. E ecco, ad esempio, parlavamo dei fumetti, no? C'è Donato che ci dice: io trovo che un disegnatore di fumetti, italiano o giapponese che sia un artista a tutto tondo. Io sono assolutamente d'accordo, anche perché è un artista che riesce a coniugare 3 elementi molto importanti. Comunque l'arte pittorica, perché ci sono dei fumetti che sono di una bellezza, di un'eleganza, di una ricchezza formale straordinaria. Comunque l'arte del narratore, perché racconta delle storie, e poi riesce in qualche modo a fare quello che poi è la base di tutti gli argomenti di carattere artistico. Riesce a trasferire emozioni, sensazioni, un racconto, un disegnatore, parlo di disegnatore, certo, di fumetti, riesce a trasferire emozioni a un percorso interiore attraverso la sua arte. E quindi è quello che facciamo tutti. Fanno i pittori, fanno gli scultori, fanno gli attori, fanno i musicisti. È comunque una forma d'arte importante. E come? Importante, per cui veramente. Mi trovi perfettamente d'accordo. Grande rispetto. E non importa di dove siano, appunto, questi disegnatori, infatti, anche se fossero sudcoreani, anzi, piuttosto che nordcoreani, mi sa che non va forte il fumetto. Là non si va. Ma no. 23:18 in diretta su Radio Cigliano, Mario Biondi, This is What You Are, a dopo cena con Teo Bellia, che ci sta intrattenendo veramente con un sacco di chicche, un sacco di... e poi lo stiamo conoscendo finalmente, perché questo, ragazzi, vuole essere il dopo cena con, vuole essere una chiacchierata con degli amici che si mettono un po' a nudo, sì, se diciamo, si concedono, perché stiamo, non neanche chiacchierano, come dico io, noi chiacchieriamo, gente entra e esce, e noi stiamo, esatto, lì a chiacchierare allegramente, ed è questo il noccio, il mallo, ma della, sì, radio, il Cigliano che ci ospita in qualche modo e ci mette a nostro agio. Noi siamo qua seduti tranquilli in diretta con n.000 mezzi di comunicazione veramente da tutte le parti, mamma mia, quanta roba, però quanta, vedi, roba. Poi alla fine tu che mi dicevi ma come si gestisce il tutto, poi alla fine si gestisce, sì, con abbastanza, sì, semplicità. È entrato in una bella routine funambolica, bravo, vero? Mi ricordo un po' i tempi delle radio, è quello, cui, è quello che vuole essere, esatto, in cui mandavi i dischi, le cassette, sì, bravo, tutte queste sorgenti scomodissime. Tu i dischi li mandavi tu? Come no, e come? Te lo preparavi prima? Mi ricordo più triste di una trasmissione, quando in una di queste radio di quartiere, dove arrivavo da solo, aprivo la porta, eccetera, c'erano 2 giradischi e il microfono. Non avevamo altre sorgenti, se non un registratore a nastro che serviva per i nastri della notte, certo, che portavano avanti il discorso. Che quindi era spento in quel momento. E in quel momento non serviva, anche perché dovevi prepararlo, sapere che musica c'era sopra, eccetera. E io arrivavo con i miei dischi, ero pronto, la mia cuffia, a volte anche il proprio microfono si portava nella, certo, radio, non c'era veramente niente. Un pomeriggio di questi, una domenica, ero nel sottoscala di un negozio di mobili. Non vi posso dire la tristezza. Le location erano veramente particolari. E si ruppe uno dei 2 giradischi.
Quindi io trasmisi per 2 ore facendo di questo con la mia cuffia. Piripi, 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 era Mario Biondi, This is what you are, toglievo il disco e intanto che parlavo mettevo il disco nella foderina, tiravo fuori l'altro, lo centravo, me lo preparavo, facevo, mi mettevo il preascolto. Intanto mentre parlavi, mentre continuavi a parlare. E finalmente partì dall'altro video, io esausto. Quindi su bianco assoluto parlavi, su bianco perché non c'era niente, non potevi mettere una basetta, una roba, ovviamente non c'era provavo nulla. A telefonare al capo della radio, che ovviamente... Portami la testina! Era domenica pomeriggio, non c'erano i cellulari, lui era fuori casa. Finito il discorso. Speranze. Quando finalmente l'ho trovato alla fine, però dopo 2 ore ho detto io non la faccio più. Se prego, non gira dischi. Ah sì? E come hai fatto? Ho fatto in qualche modo, ho fatto, però fallo sistemare. Esasperato. Soli, completamente. Era un altro assolutamente mondo, veramente un mondo diverso. Però era bello, era amatoriale, era veramente verace. Era quel mondo che ci piaceva a noi. Era un mondo molto semplice. Ma come facevi a non innamorarti della radio in quei momenti? No, a farla ma anche ad ascoltarla, io non la facevo all'epoca. Certo. Tu quando hai fatto RDS, poi hai fatto, abbiamo visto Tremonte Carlo, ne hai fatte veramente tante, certo. Ma hai detto fino al 2001 hai fatto radio, cioè tu eri una voce di riferimento. Sì, poi in realtà la radio l'ho continuata, Eco Radio, ho fatto un esperimento stranissimo, questa radio che si occupava di ecologia, perché... chiaramente delle radio di flusso mi ero anche un po' stufato, cioè andare in onda solo a dire questo è, sono le 8:30, sono 28 gradi a Roma, dopo 40 anni che parli alla radio non ne puoi più. Sì. E su Eco Radio facemmo delle bellissime cose, poi ha chiuso questa parentesi, diciamo che di fatto non faccio diretta radiofonica continuativa soltanto dagli ultimi 5-6 anni. Sei andato avanti, è la passione che non tramonta, forte, non muore mai. Poi uno deve fare delle scelte nella vita, ovviamente deve orientarsi, perché certo, non è che puoi fare tutto sempre, cioè dovresti farla dalle 4 alle 6 di mattina, esatto, forse onestamente ogni tanto dormo. Anche se Teo ha una carica particolare, nel senso che a volte io entro al turno che ho la faccia sventrata, mi dico Alessio che c'hai? Faccio te, mortacci, sono le 7 di sera, stiamo lavorando stamattina e tu sei in fiore, sempre in giacca e cravatta, sempre elegante, sempre come la mattina lo trovi la sera, freschissimo. Adesso stiamo facendo radio da 2 ore e 23 minuti, perfetto, fresco come una rosa, perfetto, veramente eccezionale. Mandiamolo. E sono rimaste 3 belle selezioni. Ti do adesso un pezzo romantico, andiamo al numero 4. Sì. Andiamo al numero 4, siamo tornati indietro nel tempo, perché io vi ho portato dei dischi che spaziano su 40 anni. Abbiamo sentito il più antico, che era Una rotonda sul mare, sì, di Fred Buongusto, che era del 64. Il più moderno era di Mario Biondi, era del 2004. Qui ci posizioniamo nei miei anni d'oro, gli anni delle radio, gli anni della diretta, gli anni delle grandi emozioni e gli anni in cui è uscito quello che secondo me resta ancora oggi forse il più grande disco di musica black di tutti i tempi. Questo è proprio geniale, insuperato, disco. Geniale. Insuperato. E tra l'altro quasi nessuno sa che Stevie Wonder, perché parliamo di lui, ai tempi suonava tutto da solo, sì, suonava, cantava, faceva i cori, suonava tutti gli strumenti. Quindi se andate a prendere questo disco pazzesco, che è quello che contiene, tanto per dirne due, Isn't She Lovely e Sir Duke, mamma mia, pensate che in quel doppio album tutto Songs lui. In the Key of Life, canzoni in chiave di vita e non in chiave di re o in chiave di do, in chiave di vita, e quello già il titolo ti innamora, eh? Sì. Pensate che era solo lui, era solo lui, faceva tutto da solo, mamma mia. E questa è una ballata struggente che ancora riesce quasi a commuovermi 7 volte. Sai quelle canzoni che ti toccano dentro? Sì. Mm, non dipende da nient'altro, dipende da come questo signore è riuscito a toccare un punto, un pulsante dentro di me che ogni volta quasi mi porta al pianto. Ma questo è un pezzo strepitoso, mamma mia. Questo brividi, è un pezzo proprio, da brividi. Grandissimo ancora. Artista lui, ma assoluto. Poi, ha fatto anche i musicarelli, ha fatto veramente di tutto. Non si è mai negato. No, ha provato tutto. Creativamente è un po' calato in questi anni. Vabbè, però adesso è uscito. È uscito, vediamo se lo ritrovo. Sì.
È uscito da poco con è uscito con Ariana Grande dalla colonna sonora di Sing, del cartone animato Sing, sì. E ha fatto una canzone che si chiama Fate, ed è bella, che è bella, è molto bella, fatela a sentire perché non è male. È una bella canzone nella quale c'è fa Stevie Wonder, secondo me, che è quello che ti aspetti, Stevie Wonder, da Stevie Wonder, capito? Queste note, queste vibrazioni, bel ritorno. Poi insomma non è di primo pelo, no, lui non eh? È più ragazzino, ma non è manco ragazzino, lui, come si dice, che abbiamo altre inquietanti foto? Allora qui c'è una foto dalla macchina, vediamola un po', chi ce l'ha mandata, vediamo se riesco a vedere. Ah, ce l'ha mandata da Prato della Valle, Padova. Da Padova ce l'ha mandata Sara. Bellissimo. E posto. Vediamo se riesco a ritrovarla. Ci ha mandato una immagine dal Prato della Valle. Ecco. Bellissimo posto. Sì. È notevole. Notevole, niente male. Ho cliccato male, ma adesso ci sono riuscito. Ma sì, ecco, ma che ce frega. Vai. L'importante è che sia genuino. Grazie mille, grazie di questa testimonianza. Veramente qualsiasi cosa, perché noi mandiamo in onda tutto, non siamo assolutamente. Ma sì. Volevate l'inquietante direttamente da l'alieno intelligente che ho conosciuto al Romix. Sì. Tu sì. Ci vai mai ai premi del doppiaggio? Sì, ci vai, no, sì. Come no? Magari non tutti gli anni, sì. Magari non tutte le volte, perché è chiaro che. Però anche quella è una bella manifestazione per far conoscere, per divulgare, divulgativa. Di questo nostro mestiere ormai si parla un po', no? Sì. Un po' di anni fa eravamo veramente voci nell'ombra, sì. Citazione di un altro di questi festival. E io credo che al di là di tutte le polemiche, doppiaggio sì, doppiaggio no, che ormai secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, ma per un motivo molto semplice, che ormai chiunque sia un minimo sveglio tecnologicamente può accedere a qualsiasi film in originale. Secondo me la polemica non ha più senso. È proprio adesso. Priva di senso, mentre sì. Un tempo ci posso stare, mi dicevi mannaggia, è frustrante, non potrò mai sentire com'era in originale questo film, perché veramente era impossibile sentirlo. Ma oggi tutti lo possono sentire originale, perché polemizziamo ancora? Infatti era una delle domande che ti volevo fare io sulla polemica del doppiaggio. Ma perché qualcuno di voi sa leggere Dostoevskij in russo? Eppure nessuno mi sembra che sia stato mai lì a dire cazzo, però Dostoevskij non aveva scritto così. Ma sì. Che ne sapete? Ma che ne sai? Ma che te frega anche? Soprattutto no, anche io devo capire quello che Dostoevskij voleva far capire in russo. Non voglio vedere la bellezza del russo. Esatto. Se voglio vedere, me ne vado a Mosca e parlo con una bella russa. Capito? Oppure cerco di impararlo in russo. Sì. Ma se io cerco di non voglio capire che c'è una trasposizione linguistica che inevitabilmente porta una perdita, c'è dell'host in translation che è inevitabile. Questi li conosco, li ho già visti. Quale preferisci? Ma, la 1, la 2 o la 3? Guarda, sono indeciso, forse la 1. La 1 anch'io. Dai. La 1 anch'io. E allora copiamo l'immagine e iniziamo a mandare quanto ci abbiamo. 2 minuti, abbiamo il tempo per mandarvi i selfie di giornata, sì. Partendo da qui, vediamo se ci riusciamo. Voi diteci se vi arrivano, ma sono abbastanza sicuro perché stanno partendo. Il numero è 328-7948-796. Se volete mandarci il vostro controselfie, noi vi mandiamo il nostro selfie di giornata che abbiamo prodotto adesso con Teo Bellia, che non è avaro di se stesso, no, sui mezzi pubblici, no. Però questa è la testimonianza di questa sera. Eh beh, che siamo lì. Che siamo qui. Che non è né differita né altro. Che è tutto reale. Al massimo c'è un ritardo dovuto alla rete, ma noi siamo in diretta. Noi siamo in diretta, forse siamo un po' fuori sync. Grazie anche che ci avete seguiti con i nostri fuori sync di oggi. Siete attenti, basta lì. Ma rimpicciolite un po' il video, tanto non siamo così belli. Sì, non si vede. E a quel punto ci va di meno. Ci va di meno, sì, è sì, vero. Sì, sì, come sì. La vedi l'esperienza di questa radio così strana? Secondo me è un incubatore di futuro. È un incubatore di futuro. Vero. Perché ci stiamo avviando verso una dimensione in cui, ma sta accadendo un po' in tutte le discipline artistiche, in cui la tecnologia ha reso accessibile il controllo, diciamo, la produzione di eventi artistici e di comunicazione a tutti, a tanti. E quindi domani le web radio saranno sempre di più, saranno sempre più originali e fantasiose, proprio perché di per sé la web radio insegue meno
i grandissimi numeri, i flussi, esatto, i numeri, certo. Cerca semmai di creare affezione, di essere originale, di essere unica. E quindi secondo me ci saranno sempre più radio assolutamente uniche, come Radio Cigliano promette, grazie, di essere. Grazie, sicuramente. Grazie. Torniamo in diretta. C'è una tosse pazzesca. E come interromperlo? Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Sei minuti struggenti. Bellissimo, bellissimo. Di gioia nelle mie lacrime. Ma hai veramente portato un pezzo storico. Ah, un pezzo storico. La selezione di questa sera è di Teo Bellia, ovviamente, che è qui a Dopo Cena Con. Si sono fatte le 23:31. Qua dobbiamo andare a letto. Domani ci abbiamo i turni. Domani mattina io c'ho doppio turno domani mattina. Doppio turno, mamma mia. Però è bello stare insieme. È bello cazzeggiare, è bello stare veramente tutti quanti insieme. Allora, io sto mandando a tutti quanti, in questo momento mi centro al microfono mentre mi sporgo un pochino, sto mandando il selfie di giornata. Vi ricordo per l'ultima volta, perché l'ho già detto tante volte, 328-79-48-796 è il numero di telefono per fare la richiesta del selfie. Se mi sono dimenticato di mandarlo a qualcuno, se mi sono dimenticato di mandare in onda i vostri controselfie, mi raccomando, scrivetemi, perché purtroppo può succedere. È un essere umano, ha solo due mani, è un umano che ha due mani e ha perso l'uso di ormai diverse falangi perché sta lavorando troppo col mouse. Vero? Allora ci chiedono Webpatti, Telepatti Web TV ci chiede se usiamo Wirecast. No, non usiamo Wirecast, la trasmissione la mandiamo su Facebook e su Spreaker. Se volete c'è l'app dedicata per Radio Cigliano, di Radio Cigliano, la trovate e la scaricate senza nessun costo, gratis, completamente gratis, da tutti i vostri gestori di app, sì, dei vostri telefonini. Ve la installate e avrete le dirette, la rotazione di Radio Cigliano 24 ore al giorno e tutte le dirette che facciamo. Intanto, dimmi. Giovanni mi fa questa domanda che secondo me è curiosa, perché effettivamente tutti ci siamo passati. Ma sai che bella? Sì. Le prime volte che ascoltavi la tua voce in un film, cosa provavi? Una strana emozione, quasi un imbarazzo, una vergogna, un po' di reticenza, no? Di essere lì, di essere un po' intruso, esatto, forse. Esatto, non sapevi se eri credibile, giusto. Poi ascoltare la voce registrata, soprattutto all'inizio, è un'esperienza che un po' ti dà fastidio, no? Credo che per tutti quelli che gli esseri umani che si sentono registrati sia sempre un trauma. Come no? Assolutamente è sì. È chiaro che per chi fa un mestiere di questo genere arriva poi l'abitudine, la consapevolezza, arriva una maggiore conoscenza, ma in ogni caso l'estraneità, no? Il vederti fuori da te e sentirti fuori da te crea comunque un po' di imbarazzo. Perché sei tu, sai di averlo fatto, esatto, sai di essere stato diretto, di aver fatto il film, che l'hai provato e c'è stata la buona. E poi viene montato, viene missato, esatto, e sta lì. E tu sei là e non sei più tu. Sei al servizio di quel signore là, a cui hai dato vita, voce, e hai provato a fare del tuo meglio. A volte sei riuscito meglio, a volte meno. Tu sei criticone nei confronti tuoi? Sono... diciamo che non sono un incontentabile, sono però abbastanza onesto e credo, un po' come tutti, che mi farei almeno la metà delle cose, vero? Che faccio, almeno la metà. Sei stato buono, nel esatto, senso che io sarei anche di più, anche di più. Allora, c'è un mio amico che si chiama Luca. Ciao Luca! Grande Luca, che oltretutto, Luca, ma insomma... qua si lavora fino a tardi. Eh sì, che Teo si vergognasse non è credibile. E invece vedi? Vedi che invece scopriamo un Teo un po' diverso. Beh, ma ragazzi, ma considerate che il 99% degli attori sono dei timidi che si sono in qualche modo riusciti a liberare in un momento in cui il mestiere li ha messi nella condizione di esporsi, no? E impari. Quanti comici sono non comici, sono tristi nella chiusi, vita reale, chiusi, difficoltà. E poi lì si aprono, ma si aprono per quel momento e poi si richiudono in se stessi. Certo, no? Perché sono coperti dal personaggio, certo, no? Hai il personaggio che ti protegge, sei corazzato in qualche modo e quindi ti lasci andare, ma poi dentro di te hai le tue incertezze, le tue paure, la tua
sensazione spesso di inadeguatezza, perché a volte dici, madonna, il confronto con quell'altro che fa quella cosa benissimo, con quell'altro che è bravissimo in queste cose, io pensi di non essere all'altezza. Poi pian piano certi risultati, certe cose cominci a confrontarle anche con gli altri. In confronto con gli altri, anche lavorativamente parlando, con gli addetti ai lavori, certo. Anche che ti dà la sicurezza di aver fatto un qualcosa che funziona. Esatto, sì, che soprattutto funziona. All'inizio, poi dopo funziona anche più facilmente, certo, il discorso. Certo, cominci a entrare nel meccanismo e diventa anche rodato, esatto. Diventi meno l'aguzzino di te stesso, anche perché all'inizio sei veramente terribile nei tuoi confronti. Io sono ancora terribile, devo dire la verità, ancora tremendo e molto criticone. Video su Facebook in questo momento, per chi, voi che siete collegati su Facebook, c'è la pagina YouTube di Radio Cigliano. Andate, iscrivetevi, vogliamo diventare tanti anche lì trovate i video in HD di tutte le dirette di Radio Cigliano e dei dopo cena, ma anche dei Dugustis, e pubblicate diciamo la mattina dopo dell'evento. Quindi se andate lì, vi siete persi la diretta, volete rivederla, la trovate lì. Mentre invece vi faccio vedere a video anche con un cambio rapido, questa è la pagina di Facebook di Radio Cigliano. Se voi la scorrete qui, se non volete scaricarvi l'app, cliccando su questo tab live che trovate, ascoltate la diretta della radio e la rotazione la potete ascoltare anche da Facebook. Senti, è una tante radio maniere. Io voglio mettere un disco moderno. Oh, ne io ho portato ascoltarlo. Uno del 2016, no, incredibile. Vabbè, è incredibile. Quando l'ho visto, ho detto: questa è l'eccezione che conferma esatto, la regola. Esatto, è il numero 5. Ho detto: questo pezzo l'anno scorso mi ha divertito molto. Mi ha riportato a quello che fai sempre quando lavori alla radio, quando cerchi di individuare i tormentoni, i pezzi, sì, che diventeranno dei successoni che andranno fino al disastro. E spesso, no? Li becchi al primo ascolto, sì, sì, spesso sì. Lo percepisci sì, fortissimo. Quella prima volta che ho sentito questa canzone ho detto: questa, ragazzi, ce la portiamo avanti per mesi, e secondo me era una previsione facile, però il successo che è arrivato è ampiamente meritato. Anche perché è riuscito, secondo me, a ricreare lui, ma anche Bruno Mars e sì, anche tanti altri, anche Jamiroquai con l'uscita, sì, che ha fatto adesso recentissima, stanno attingendo molto a quegli anni 70 esatto, e 80 che a noi esatto, piacciono. Certe sonorità, certi arrangiamenti, però con quel piglio di modernità che, devo dire, ti dà anche una spinta a dire: allora vedi che si possono fare anche oggi è quelle vero, cose lì. E quindi Justin Timberlake è stato veramente forte con questa, eh? È stata forte, sì. Questa, ci ragazzi, piace. Fa ridere, crea l'allegria, crea condivisione. Si chiama Can't Stop the Feeling. Evviva! Quindi Teo Bellia, che pensava di essere ancorato agli anni 70, improvvisamente ci ha avuto un guizzo, esatto, ed è arrivato nel 2016 con un brano che abbiamo sentito tutti quanti. Sì. Però senti che bella sonorità! Ma senti, ma c'è che batteria, che groove sotto di basso! Bello! Quando, allora, io ho sempre detto che la connotazione, quello che ha connotato la musica degli anni 70 e 80 è stato il giro di basso. Assolutamente. Che è degli Chic, ma addirittura gli Imagination, no, era tutto basso, sul quale poi veniva costruita, esatto, la canzone. E lui lì c'è. E lui c'è. Come no? Ma come. Poi sai, ci sono queste canzoni che ti danno proprio attitudine al sorriso, ti fanno pensare alla vacanza. Sei sul lungomare con la macchina scoperta, è la vero, musica. E vai. Le preoccupazioni non ci sono, e i pensieri non ci sono. Quando la canzone riesce a darti questo, già ti ha regalato un pezzo di sorriso, e mi sembra che abbia fatto il mestiere. Questa veramente ti fa sorridere. Sì, cioè, stai là, vai. Ma che devi pensare? Vai, muovi le chiappette. E ci vuole. Francesco, che ha inventato il controselfie BR, come dico io, ce l'ha proposto un po' tardi stasera, ma ci fa vedere che sta all'ascolto anche bravo, lui. Grazie bravissimo, mille. E adesso mi sembra che ti debba mandare il selfie. No, te l'ho mandato. Quindi mandateceli, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, ma ci piace vedervi in faccia, è veramente fondamentale. Vedi che Marco apprezza il pezzo di Timberlake, condivide pienamente la nostra posizione su questo brano. Tra l'altro sentivo Provenzano, sì, che diceva che intervistava, non mi ricordo quale DJ producer olandese, se non mi ricordo male. Ah, quindi non parlare del boss. No. di Amerigo. Che però diceva proprio questo, che si stanno molto le richieste di fare, sì, dei DJ set anni 90
più 90 adesso, perché beh, forse si passa di decenni, sì. Sta passando. Però fermandosi proprio al 2000, perché c'è connotazione, cioè una festa anni 90, 80 e 90, certo, è connotata, gli, certo, dai un'anima, mentre invece le feste con la musica anni 2000-2010 si perdono poca un po', roba, c'è poca, poca roba. Io poi devo dirti, da utente antico di discoteche, io ho fatto anche il disc jockey in discoteca, mi ricordo che noi passavamo appunto delle canzoni, c'era il motivo, tutti potevano cantare in coro, sì, sì. Poi è partito quel momento dei groove ritmici, che tu stavi per ore senza sentire un motivo, senza sentire una canzone, sentendo solo dei giri del basso, delle cose, degli effetti, e secondo me si è perso moltissimo, sì, perché che comunicazione c'è emozionale vera al di là del fatto proprio puramente tribale di muoversi con un ritmo? Sì, ma però era solo quello, musica, sì, bianca, luci bianche, scusate, musica bianca, luci bianche e andare avanti e indietro col, sì, ritmo tutti in massa e basta, che perde anche la discoteca, sì, secondo me non perché è non più la discoteca più quella che ti trascina, non c'è l'allegria, trascina, sì, si è persa è molto vero, l'allegria, è vero, sono tutti musoni quando, esatto, ballano, è vero, presi molto da sé, no? Sì. Come dire, è un selfie non espresso, sì, tutto lì che ti guardi perché vuoi che ti guardino, mamma mia, che palle, che palle veramente, no? Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, bello questo pezzo, come stavamo dicendo nei fuori onda, un pezzo che ci riporta a quando la musica era più strutturata, era, sì, strutturata diversamente, c'era quantomeno proprio il gusto di creare una canzone, e la canzone ha delle regole anche, se vuoi, metriche, delle regole di costruzione, che sono quelle che poi fanno sì che te la ricordi e ti, esatto, resta impressa. Tra poco chiudiamo qua, che domattina, sì, sì, se no, sì, i turni non arriviamo. No, no, ma adesso abbiamo un ultimo pezzo, veramente, anche perché i nostri amici che ci hanno seguiti fino a quest'ora e che continuano a essere qua sono abbastanza numerosi, sono tanti ancora, sono veramente tanti, Claudio, siete sempre i migliori. Il buon Claudio mi fa una domanda: ti sei divertito a doppiare Danny DeVito in Eliminate Smucci? Assolutamente sì, però è divertente sempre DeVito, lui è un attore veramente strepitoso, anche lì mi sono reso conto di essere un po' un escamotage, nel senso, io non mi sarei messo su Danny DeVito, ma per un fatto proprio anagrafico, cioè avrei trovato un collega capace di fare dei ruoli di carattere, e ce ne sono tanti, ma un po' più anziano di me, perché ho doppiato questo film credo 15 anni fa, non mi ricordo quanti anni fa, quindi avevo poco più di 40 anni, e DeVito aveva già praticamente l'età mia di oggi. E non si è un physique che non è certo, non è giovanile, esatto, che non è proprio da omino carino, quindi io ho dovuto dar vita a un carattere divertendomi molto a trovare delle soluzioni, però secondo me poteva essere fatto meglio da qualcuno che avesse l'attitudine da carattere, da attore di carattere, ma con un'anagrafe un po' diversa, sennò io ero un po' uno che lo facevo, quello di quel tipo, non ero quello lì, lo facevo, e un po' la differenza si sente, però si sente, parlo secondo me, io mi sono divertito moltissimo. E questo è il te un po' criticone, era te una un bellissima criticone. Sfida, però senti un po', ma se vai in vacanza tu, sì, vai al mare o vai in montagna? Mare, uomo di tutta mare la vita, vero? Uomo di mare tutta, anche perché la quel vita, discorso che facevamo nel fuori onda della macchina decappottabile in montagna viene male, no, non è proprio l'ideale, no, viene malissimo, no. Quindi sei mare assolutamente. Anche perché per me il suono del mare, lo sguardo verso il mare è libertà, è recupero, è fantasia, è volo. La montagna tutto questo non me lo dà, parlo per me, ovviamente. Sì, 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 no, certo, ma è tutto personalissimo, è tutto assolutamente lecito, individuale, esatto, è lecito, totalmente è lecito, mio, individuale. È tutto mio. Abbiamo il tuo ultimo pezzo, sì, e qui mi hai sorpreso. Questo non te l'aspettavo. No, non me l'aspettavo per niente. Questo mi ricorda una fase specifica della mia vita in cui molta musica che ascoltavo mi veniva fornita da un altro pusher, prima dicevo che avevo trovato i miei Goody pusher music, sì, esatto, un altro pusher, un amico, un personaggio straordinario, Tony, che da barman di successo si era trasformato in esperto di musica, ma dai, ma un esperto di musica che comprava dischi, li importava, li andava a cercare sulle piattaforme più strane. Li importava proprio per l'Italia? Alcuni, no, ma lui non li importava per l'Italia, per i suoi clienti. Comprava 50 copie di quel disco, sì, finito.
li trovava su tutte le piattaforme, eccetera. E ogni tanto io arrivavo da lui e lui mi diceva: senti di questo, senti quest'altro, senti questo. E ho comprato dei dischi che ancora oggi conosco io e altri quattro praticamente, e che sono straordinari, non sono invecchiati di un millimetro in 20 anni e più. E fu fra i primi a farmi scoprire un fenomeno che è andato nei primi anni 90, che si chiama Nuovo Flamenco, che portava, diciamo, certe esperienze della fusion, di un jazz più leggero e più comunicativo, in un'area più latina, con la riscoperta anche di un certo gusto del suonare la chitarra, eccetera eccetera, un rimaneggiamento della, esatto, latina, esatto, diciamo, però sì, in una chiave assolutamente personale, tant'è che questo artista è un chitarrista tedesco, per cui voi dite: chi cavolo è Otmar Liebert? Lo conosco. Mi sono fatto questa domanda, lo devo dirti la verità. Pochi, però secondo me è un classico esempio di quella che oggi è diventata una sorta di mantra collettivo, la contaminazione, nel senso buono del termine, ovvero smetterla di dividere in categorie stereotipate quello che è artistico, perché tutto ciò che è artistico, tutto ciò che è espressione dell'anima, chiuso in una categoria, è veramente un ossimoro, è, sì, impossibile. È impossibile. E lui nella musica è riuscito in quel periodo, in quell'orientamento suo, che era appunto quello del nuovo flamenco, a dare dei prodotti e delle cose divertenti che pochi conoscono e pochi hanno sentito. E io mi ricordo che in quel momento mi divertivo a mettere su cassetta queste canzoni e a regalarle a una donna di cui ero molto innamorato. Ah, un biglietto da visita. Un biglietto da visita. Esatto. Barcelona Nights. Barcelona Nights. Già ti ho detto tutto. Sì, no, le notti di Barcelona. Ma bello questo pezzo, perché poi lo senti e veramente senti come questo flamenco che abbiamo sentito viene rivisitato. Subito l'ho sentito, sì, questo, sì. Questa contaminazione. Ballare, ci puoi ballare. In discoteca, però, o puoi metterlo come sottofondo, esatto, puoi ascoltarlo come sottofondo, esatto, per rilassarti. No? Esatto. È bello, è molto bello. E questo è un pezzo che non conoscevo, un artista che non conoscevo, Otmar Liebert. Hai capito? E lui ha fatto 3-4 album molto qualitativi, che avevano poi il loro pezzettino più famoso, il pezzettino più difficile, quello più ombroso, romantico, però comunque tutti stimolati. Questo è nel suo LP di apertura, del primo LP, più riuscito perché sì, evidentemente, come capita a molti artisti, dopo tanti anni di gavetta, di fatica, chissà, De Lo Cavacci dove era stato cacciato via, finalmente però, hanno trovato un'etichetta, sì, disco, aveva dentro tanta di quella roba da raccontare, e ha fatto un discone bello, molto, veramente molto bello. Allora, ho letto una bella cosa, diceva: aneddoto su Danny DeVito, lui nei film d'animazione Lorax ha doppiato per l'appunto Lorax in tutte le lingue, anche in italiano, pensate, Danny DeVito. È vero. Ci saluta Alessandro Nardoni. Ciao. Che ci dice: un saluto a due grandi amici. E Marco Freddi sta con te, il buon Otmar è più conosciuto di quanto si pensi. Lo vedi? Bravo Marco. Bravo, grazie. Marco. Oh. Grazie, ti dice Alessandro, grazie per la presenza e buonanotte. Buonanotte. Noi iniziamo piano piano ad accompagnarvi, sì, ad accompagnarci, sì, anche verso anche il letto, noi. Perché andiamo mano a mano verso il letto. Questa è veramente una bella serata in compagnia di Teo, grazie, veramente eccezionale. Grazie Alessio, abbiamo parlato veramente di tutto, è stata una fantastica serata intorno al fuoco, diciamo. Adesso io ti devo dare una sola di giornata tra un attimo. Ti devo dare la sola di giornata, ma te la do con calma. E intanto, una domanda che faccio sempre mentre siamo in chiusura: 1:40 per chiudere questa, sì, canzone. C'è qualcosa di cui avresti voluto parlare, di cui non abbiamo parlato? Riavvolgiamo il nastro. Devo dire che sono molto grato alla vita che mi ha dato l'opportunità di mettermi alla prova con la didattica, con l'esperienza di trasferire agli altri il mio bagaglio di conoscenze, perché oltre a scoprire dentro di me una buona capacità in questa direzione, è stata una grande maestra, perché nel momento in cui tu devi trasferire agli altri le tue cose, sei costretto anche a rileggerti, no? A rivederle, sì, a strutturarle, ad analizzarti, a capire i processi che metti in atto, anche a capire l'irrazionalità che c'è in certi processi e invece la razionalità che c'è in altri. E devo dire, mi ha dato maggiore consapevolezza, insieme alla responsabilità, però, perché le persone che
ti si affidano. Non è scuola dell'obbligo. Certo. Ti si affidano e ti affidano un pizzico del loro sogno, un pizzico della loro anima, della parte di sé che magari non scopre, non conosce nessuno nel loro mondo. Ecco, lì hai una profonda responsabilità. Non li devi illudere, gli devi dire la verità, però gli devi dare sempre il piacere di fare il loro percorso, perché per tutti c'è un percorso. Sì. Io potrò averne di più o di meno, ma... Adesso torniamo in diretta e finiamo il discorso. E questo era Otmar Liebert. Oh. Non si conosce, ma Marco ci ha detto che invece è quello del famoso brano To the Night, inserito nella colonna sonora del Ciclone. Bravo, vedi? Bravo, ci ballava sopra Natalia Estrada. Sì. Quanto era bella. Bella veramente. Quindi l'abbiamo un po' scoperto, Barcelona Nights con Teo Bellia. Guarda, è pieno di buonanotte qui, mi è sa pieno che di anche sì. Il nostro buonanotte. Però è arrivata adesso Eleonora De Angelis. Eleonora. E anche Alessandra Chiari. Anche la Chiari. Andate in giro, avete fatto vita. La Chiari credo che sia chissà dove, mi sa che è in giro per il mondo. Mamma mia. In questo momento ci sta guardando anche con un fuso orario completamente diverso. È arrivato Emanuele Giuliano, che praticamente ha il mio curriculum del doppiaggio, ha già tirato, tirato giù tutto. Mamma mia. Sanno molto più di noi, Teo. Sì, sono preparato. E lui sa, Teo è preparato, non è come me che mi ricordo niente, manco che ho fatto stamattina, assolutamente. Io adesso guardo i turni di domani mattina mi sveglio e li devo guardare. Esatto. Zero memoria. Esatto. Allora, noi siamo quasi in chiusura. Stavamo parlando però nei fuori onda della didattica per Teo Bellia, che è un qualcosa che ti ha dato un arricchimento ulteriore. Assolutamente, mi ha arricchito moltissimo. Primo perché, come dicevo prima nel fuori onda, mi ha costretto a rianalizzare, a rivedere, a rileggere tutto quello che faccio, i processi che metto in atto e quindi a migliorarmi, a mettermi in discussione, capendo meglio tutto quello che faccio, la parte di razionalità e di irrazionalità che ci metto e quanto sia l'uno che l'altro siano importanti come elementi. E poi, come dicevo prima ad Alessio, subito prima del rientro in onda, il fatto che c'è anche un'importante responsabilità, perché le persone che sono con me, che sono miei allievi, che mi danno la loro fiducia, di fatto mi affidano un piccolo tesoro, il loro sogno inespresso, il loro desiderio, e io devo rispettare questo desiderio, ma rispettarlo vuol dire anche dire la verità, vuol dire confrontarsi, certo, come no, con i fatti oggettivi, con lo stato delle cose e al tempo stesso non tarpare il sogno e il bisogno di esprimersi, che può percorrere veramente strade bizzarre e non per questo meno valide, perché ognuno poi ha la sua maniera di esprimersi e di realizzarsi. Magari c'è chi è più portato, c'è chi ha meno talento, chi ne ha di più, ma in ognuno c'è qualcosa da imparare e più lo credi, più te ne rendi conto, più ti arricchisci di questo. Che bello, veramente. È vero. È un'altra maniera di vedere la didattica che da molti è odiata. Sì, molti odiano fare didattica, certo. No? Non ci riescono. Mentre invece è più portato sicuramente, chiaro. Mentre invece la didattica in questa maniera è un riempimento, è una è proprio arricchire, chiudere il cerchio di alcune cose, perché se tu sei qui con un tuo bagaglio e non lo condividi, lo tieni per te, stai tradendo anche quello che fa parte, se vuoi, di tutta la storia dell'umanità, no? Sì, che ci poi noi abbiamo imparato da altri, esatto, no? Esatto, esatto, e dobbiamo a nostra volta trasferire quello che sappiamo. Solo che poi fare didattica è una bella responsabilità, quindi come? Devi metterti in gioco molto. Devi rischiare per primo. Sei sempre a rischiare. Allora, io adesso sto per dare la sola di giornata, come la chiamo io, a Teo, perché dopo il selfie di giornata, dopo il selfie c'è la sola di giornata, ma no, è una cosa carina che ci piace. Io intanto voglio ringraziarvi tutti per essere stati con noi. Grazie veramente, grazie a Teo, assolutamente. Vi ricordo gli appuntamenti della settimana su Radio Cigliano, oltre alla rotazione e alle repliche che vanno in onda a mezzogiorno alle 4 di pomeriggio delle nostre trasmissioni musicali, saremo in diretta con Alessandro Bianconi sabato alle 16 con Gusti si sveglia che One. Martedì torniamo a New York dopo una settimana di assenza, settimana di tutte, di assenza totale della radio, totale. Per Du Gusti si sveglia che One speciale New York. Giovedì prossimo alle 21 un altro ospite, lo sapremo mercoledì chi è l'ospite della puntata, come al solito lo saprete perché io già lo so, però insomma lo saprete e quindi restate su Radio Cigliano. Trovate tutte le informazioni sulla pagina Facebook Radio Cigliano, andate e mettete un like perché
un po' campiamo anche di questo, nel senso che questa è una radio che non vuole essere null'altro che un divertissement per me e per tutti quanti voi che siete qui sulla radio. È un luogo d'incontro, no? Un luogo d'incontro, bravo. Esattamente. Pagina Facebook di Radio Cigliano, pagina YouTube di Radio Cigliano, app di Radio Cigliano. Abbiamo detto tutto e adesso, Teo, grazie di essere stato qui con noi. Hai una, solo una piccola responsabilità con la telecamera frontale. Sì. Chiudi la trasmissione. Amici di Radio Cigliano, no, non voglio sembrare qui in un messaggio commemorativo. Voglio soltanto dirvi che quella che abbiamo vissuto stasera è stata un'esperienza diretta, immediata, umana. Io e Alessio non ci eravamo preparati niente. Ci siamo divertiti insieme a voi, speriamo di avervi divertito e magari se qualcuno di voi questa sera si è tolto una curiosità, ha scoperto qualcosa in più e lo ha fatto in maniera leggera, disincantata, sincera, credo che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, ma non è nemmeno un lavoro, è un piacere. Grazie a tutti voi. Grazie veramente. Chiedete l'amicizia a Teo con la faccia però sul profilo. Con una faccia qualsiasi. Fatemelo prestare. Con la scarpa, con lo stivaletto perché non piace, eccetera, eccetera. Chiudiamo prima su Spreaker e poi su Facebook. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie Teo. Alla prossima puntata. Ciao. A sabato con la prossima diretta. Ciao. E allora chiudiamo anche qua, sì. Su Facebook, cambiamo telecamera per essere qui direttamente con voi. Grazie di essere stati con noi, grazie Teo veramente. Grazie, ci trovate su YouTube se volete rivederci. Buonanotte. A tutti. Ciao, veramente, ciao. Ciao a tutti quanti. Se riesco a chiuderla, eccoci, sì. Ciao.